Forse. Ecco, buonasera a tutti. Siamo in diretta CFU Italia e questo sarà un momento molto importante, molto interessante perché tratta un argomento di cui abbiamo continuamente richiesta di approfondimenti e di sì, sempre più informazione. Fra l'altro, poi verrà spiegato nel dettaglio, è anche propedeutico a uno studio pilota che stiamo avviando per poi approfondire il più possibile, allargare il più possibile questo interessantissimo sviluppo riguardante gli studi sul microbiota. E io ho veramente la grandissima gioia di presentarvi il professor Paolo Mainardi, che è un chimico, ma è un grandissimo, lasciatemelo dire, esperto di microbiota ed è presidente dell'Università Popolare di Studi sulla Salute e Alimentazione. E è, diciamo, intorno a lui che ruota questo nostro studio, che ha però la collaborazione importantissima della nostra professoressa Daniela Caccamo, dico nostra in quanto presidente del Comitato Scientifico CFU Italia, è professoressa associata di biochimica, chimica e biologia molecolare clinica all'Università di Messina, dirigente biologa di biochimica clinica Gimartino Messina e presidente del Comitato Scientifico CFU Italia. Poi abbiamo io le chiamerei le gemelle Kessler in maniera molto amichevole, le dottoresse Martina Toschi e Sara Giannini, le nostre nutrizioniste, anche loro parte del Comitato Scientifico del CFU Italia, e con noi anche Diego Cosentino, che si è reso disponibile in quanto esperto della materia e anche degli elementi di cui andremo a parlare per eventuali domande e approfondimenti. La nostra tavola rotonda si svolgerà in questo modo: parleranno tutti i relatori esponendo l'argomento, poi ci sarà ampio spazio per le domande, quindi chiunque avesse domande da porre è pregato di scriverlo nei commenti. Per chi non si fosse registrato sulla piattaforma dalla quale stiamo trasmettendo, sarebbe carino scrivere il proprio nome, altrimenti noi non lo leggiamo, così sappiamo a chi stiamo rispondendo. Ora io tolgo assolutamente il disturbo, non l'ho detto, sono Barbara Suzzi, presidente di CFU Italia, e cedo immediatamente la parola a Daniela Caccamo. Grazie mille. Grazie Daniela. Grazie a te Barbara, anche grazie per avermi coinvolto in questa iniziativa. Grazie soprattutto a Paolo che mi ha folgorato all'ultimo convegno con sia per le cose che ci siamo detti, per l'umanità che trasuda dal suo modo di parlare, ma anche per le cose interessanti che ha detto. Quindi io brevemente vorrei spiegare appunto ai presenti come nasce questa idea di studio. E quindi questi cenni che noi daremo serviranno a capire un poco perché ci stiamo muovendo in questa direzione di studiare il microbioma nella fibromialgia. Adesso condividerò una breve presentazione con voi. Come sempre succede, ecco, c'è più ritardo. La vedete tutti? È andata in presentazione, la vedete tutti? Barbara? Spero di sì. Allora, partiamo dal fatto che io sono, Sì, mi Daniele, occupo. si vede, scusami, Perfetto, mi ero perfetto. chiusa il Allora, microfono. vado un attimo appunto a introdurre l'argomento. Io mi occupo di diagnostica di laboratorio, in particolare di diagnostica biochimica. Per chi non lo sapesse, si parla di analisi di laboratorio, le famose analisi chimico-cliniche, per cui, non so, la glicemia, il colesterolo, quello di cui avete spesso sentito parlare, quelle sono le analisi di routine. Noi facciamo analisi invece di carattere specialistico, quindi approfondimenti diagnostici, diciamo, di secondo livello. E l'idea di studiare il microbioma nella fibromialgia nasce un po' da un mio pallino che è stato stimolato un paio d'anni fa in occasione di un convegno a Palermo a cui fui invitata proprio dal CFU. In tempi non sospetti non ero neanche presidente del comitato scientifico allora.
In particolare mi chiedevo, insomma, studiando un po' la fibromialgia, è una patologia estremamente complessa, infatti la diagnosi, a parte diciamo i famosi tender points, diciamo che non c'è il famoso PDTA dei protocolli diagnostici consolidati e si lotta ancora per il riconoscimento della malattia. E questa è una slide che ripropongo spesso perché non ne ho trovato nessuna che sostituisse degnamente l'idea, perché secondo me quando si guarda qualcosa di estremamente complesso da una sola prospettiva, quello che qui viene scritto single omics, si tende a, diciamo, misinterpretare la realtà, cioè a restringere il quadro. E secondo me questo è un approccio che, ahimè, i medici spesso seguono, cioè si focalizzano sul singolo sintomo, per cui magari, per esempio, le pazienti con fibromialgia hanno una lunga routine di visite mediche, il reumatologo, l'algologo, l'allergologo, via continuando, insomma, fanno tanti giri, perché magari in base al sintomo che presentano in quel momento, diciamo, sembra che sia di pertinenza di uno specialista specifico. In realtà l'unica maniera di comprendere un fenomeno complesso è di fare un'integrazione di più informazioni, il multi-omics. Questo famoso omics però non è altro che un approccio scientifico, diciamo, ma chiaramente anche di diagnostica di laboratorio, che va ad integrare le informazioni su più biomarcatori, quindi partendo dal DNA, di cui magari abbiamo tanto sentito parlare tutti, a quelle che sono le modificazioni non della struttura del DNA, ma della regolazione dell'espressione dei geni, quello che chiamiamo epigenetica, per poi arrivare alla diciamo, trascrizione di queste informazioni come RNA messaggero e alla traduzione in proteine. Proteine che però ovviamente fanno parte di vie metaboliche, cioè quello che di fatto ci permette di funzionare. Quindi il metaboloma è l'ultimo approccio, diciamo, che per molto tempo abbiamo considerato come frontiera. Su tutto questo, su tutta questa integrazione di informazioni, ovviamente agiscono i fattori ambientali. L'esposizione ambientale è in grado di modificare in maniera significativa tutto quanto avviene nel nostro organismo a partire dalla regolazione epigenetica e quindi determinare uno stato di salute e di malattia. Ora il problema è, ma cos'è che effettivamente incide? La fibromialgia si caratterizza come una patologia cronica che ha come caratteristica principale il dolore, per cui il fatto che esploda a un certo momento della vita fa pensare che si alteri un equilibrio, ma quale equilibrio si altera effettivamente? Da un po' di tempo a questa parte si sente parlare di microbiomi. In particolare i microbiomics sono considerati, lo studio del microbioma, in particolare del microbioma intestinale, è considerato proprio la frontiera nello studio delle patologie, perché effettivamente si è visto che l'alterazione dell'equilibrio intestinale si associa a tutta una serie di stati patologici. Già ci sono tantissimi studi, anche se non siete, diciamo, probabilmente nessuno di voi è particolarmente abituato a questo tipo di rappresentazione. Questa è un'indagine che ho fatto su un motore di ricerca scientifica, che è della National Library in America, PubMed, e qui fa vedere come effettivamente sulla relazione tra il microbioma umano e le malattie ci sono già più di 29.000 risultati e il trend è andato a crescere proprio negli ultimi 10 anni. Quindi mi sono chiesto, ok, ma ci può essere qualcosa tra microbioma e fibromialgia? Se ne è interessato qualcuno? E sorprendentemente ho scoperto che già nel 2001 uno studio pilota fatto su pochi pazienti aveva dimostrato che c'erano delle alterazioni di alcuni metaboliti, in particolare sono stata attratta dalla trimetilammina, che dimostravano che c'era effettivamente un'alterazione che differenziava i pazienti con fibromialgia rispetto alle persone sane. Successivamente un altro studio, stiamo parlando del 2013, guardate che già c'è un salto di 12 anni, successivamente furono confrontate le pazienti con fibromialgia rispetto a pazienti con osteoartrite e artrite reumatoide per via di alcune ovviamente caratteristiche sovrapponibili. E quello che si dimostrava è che mentre c'era una grande somiglianza da un punto di vista metabolico tra le pazienti con artrite reumatoide e osteoartrite, le pazienti con fibromialgia erano assolutamente diverse. E anche se non si riusciva a tracciare un quadro preciso di quello che permetteva di differenziare i tre gruppi, si vedeva che nelle pazienti con fibromialgia c'erano alterazioni nel catabolismo del triptofano. Ora, questo tipo di alterazioni, quando le concentrazioni sono aumentate nelle urine, indicano una disbiosi intestinale. E quindi ho detto, ok, guarda, c'è una seconda evidenza. Andando avanti, quest'altro studio, che è del 2017, dimostrava che proprio nelle urine delle pazienti con fibromialgia c'erano dei metaboliti che suggerivano proprio un'alterazione del microbioma intestinale.
Quindi ho detto ok, siamo già arrivati alle biofirme, ma sapete qual è il brutto guaio? Che in genere tra la letteratura scientifica e i dati che noi otteniamo in laboratorio, e noi intendo come comunità di ricercatori ovviamente, c'è sempre un gap, cioè c'è un passaggio molto lento tra quello che si acquisisce con la ricerca e quello che poi viene fatto nella pratica clinica. Quindi mi sono chiesta, guarda che avevano già trovato le biofirme e non lo sapevamo. E che cosa dicevano questi ricercatori? Che i marcatori che potevano essere considerati distintivi delle pazienti con fibromialgia erano, guarda un po', di nuovo la trimetillammina, quindi erano passati più di 15 anni dal primo lavoro che lo dimostrava, la taurina e l'acido succinico. E questi erano predittivi per discriminare le pazienti con fibromialgia dai controlli. Andiamo al 2019, quindi molto più recente. Questo studio fatto con tecnologia all'avanguardia, in particolare la spettrometria di massa, è una metodica molto sensibile che consente di mettere in evidenza anche piccolissime concentrazioni di sostanze. Questa spettrometria di massa sulle urine dimostrò ancora una volta che c'era una disbiosi nella sindrome fibromialgica che contribuiva alla patofisiologia. Quindi andavano a mettere in evidenza una serie di metaboliti. Quindi ho detto, guarda, non se lo sono scordati, sono tornati indietro. Addirittura si parla di 196 metaboliti che poi screenati e ulteriormente selezionati permettevano di individuare 14 metaboliti che erano significativamente aumentati nelle pazienti con fibromialgia. E tutti erano associati al metabolismo energetico, alla digestione, al metabolismo dei carboidrati e anche a metaboliti del microbioma intestinale. Quindi, di nuovo, anche qui, rivista Pain, quindi dolore, alterata composizione del microbioma in individui con fibromialgia. Lavoro abbastanza recente, novembre 2019, quindi vedete ancora una volta torna l'idea. E infine ci avviamo più o meno ai giorni nostri, ancora una volta microbioma intestinale e analisi dei metaboliti sierici, identifica dei biomarcatori molecolari e un metabolismo alterato del glutammato nella fibromialgia. Qui fa tutta un'analisi anche delle specie microbiche e dimostra che nelle fibromialgiche ci sono alterazioni proprio della composizione di specie microbiche nell'intestino rispetto ai soggetti invece che sono sani. E questa è una review che dice proprio come il microbioma intestinale ha pertinenza con la fibromialgia, quindi proprio accende i riflettori. Questa è del 2020, quindi siamo arrivati proprio adesso. È stata accettata a febbraio, ma di fatto è stato pubblicato pochi mesi fa. Quindi, sulla base di queste cose, io ho detto ok, allora veramente vale la pena di fare uno studio anche qui da noi, uno studio pilota con delle persone che hanno fibromialgia e vedere cosa possiamo capire del microbioma intestinale. E qui arriva l'incontro con Paolo Mainardi e la bellissima relazione che ha fatto al convegno che abbiamo fatto a ottobre. Quindi di quello che può fare appunto la correzione di quello che è la disbiosi intestinale tramite la supplementazione con integratori, ovviamente vi parlerà lui. Però appunto io spero di avervi dimostrato come effettivamente ci siano delle evidenze molto solide. Quest'altro è un lavoro 2020 recentissimo in cui si parla proprio di un'associazione tra fibromialgia e microbioma intestinale ed è una review sistematica. Review sistematica vuol dire andare a vedere tutto quello che c'è nella letteratura scientifica. Addirittura qui sono stati considerati 4.771 studi sulla base dei quali solo 11 rispettavano determinati criteri e vanno a dimostrare questi 11 che ci sono proprio dei metaboliti microbici che sono biomarcatori delle pazienti con fibromialgia. Quindi mi sembra che veramente cerchiamo di colmare questo gap tra letteratura e vita e pratica clinica e potremmo iniziare già con questo piccolo studio che partirà a breve a vedere che cosa viene fuori e che cosa possiamo capire di più. Questo è l'ultimo, metabolomica nel dolore cronico, anche qui di nuovo metaboliti microbici, e questo è la fine, che vuol dimostrare che a volte non si tratta di dire cose sbagliate, ma di guardarle da prospettive diverse. Solo perché tu hai ragione non vuol dire che io abbia torto, quindi tu non vedi la vita dalla mia prospettiva. Forse se iniziamo a guardare la fibromialgia dalla prospettiva del microbioma, delle alterazioni del microbiota intestinale, otterremo delle informazioni e delle speranze di recupero di salute per le pazienti con fibromialgia. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata abbastanza chiara. Ovviamente sono disponibile alle domande.
Allora, ci sono già tantissime domande, però io le lascerei tutte per ultimo, perché così andiamo avanti in modo che vengano spiegate tutte le dinamiche di cui parleremo e poi alla fine selezioniamo le domande. Quindi io passerei la parola al professor Mainardi. Grazie, io ringrazio la professoressa Caccamo per avermi invitato e ovviamente la CFU. Io sono laureato in chimica dal 1982, ahimè, e da allora mi occupo di aspetti della medicina, principalmente su epilessia dell'adulto e del bambino, su tutte le problematiche del neurosviluppo, e sarà un bel po' di anni che mi sono interessato dello studio del microbiota, che consente una visione un po' più olistica, diciamo, della medicina. Ora vi faccio partire la presentazione. Si parte, speriamo. Vai. Condividi. Ok. Voilà. Allora, le attuali conoscenze sul microbiota ci permettono di cercare di capire quali siano veramente le cause delle patologie, che le cause molto spesso sono un po' più difficili da identificare dai sintomi. Una volta trovate le cause, poi si può allora cercare di capire come porvi rimedio. Chiaramente il sintomo principale della fibromialgia è il dolore. E un aspetto abbastanza particolare è che molto spesso questi dolori sono migranti, cioè arrivano da diverse parti del corpo. E questo ci fanno capire che il problema non sta alla periferia, perché è impossibile che un problema che genera un segnale dolorifico parte un giorno dal gomito destro e l'altro giorno dal piede sinistro. Quindi il problema non è sicuramente alla periferia del corpo. Ma non c'è solo il dolore. Nella fibromialgia sono presenti tutta una serie di altri sintomi che chiaramente non sempre sono tutti presenti, ma che sono hanno una frequenza, un'incidenza abbastanza importante, che vanno dai problemi visivi alle cefalee, ai disturbi del sonno, a problemi sulle funzioni cognitive, stati ansiosi e depressivi. E infatti prende il nome di sindrome, cioè quindi di tutto un insieme di sintomi. Ma sono anche presenti disturbi intestinali e sulle vescica urinaria addirittura nel 93% dei casi. Quindi sono questi sintomi, che non c'entrano apparentemente niente col dolore, sono però molto, molto presenti nei pazienti fibromialgici. E altra cosa paracaratteristica è che la fibromialgia colpisce in maniera molto prevalente le donne rispetto agli uomini. Anche per questo ci deve essere un motivo, perché non può essere casuale che ci sia un rapporto 9 a 1 tra l'incidenza nelle donne e negli uomini. Ma se andiamo a vedere cos'è il dolore è una funzione utile, molto utile, perché è quella che ci protegge in caso di un'aggressione, qualcosa che ci possa danneggiare il nostro corpo. E infatti noi abbiamo tutti dei recettori che sono sensibili a diversi tipi di stimoli pericolosi, meccanici, chimici, termici. Addirittura qualcuno sostiene che questi recettori che recepiscono il dolore siano solo una caratteristica degli organismi viventi, non dei vegetali, come c'è, cioè, una cosa che le forme viventi e non vegetali, le forme animali, quindi hanno si sono evolute nel tempo. E la cosa che è strana, quindi, che un sistema che è a nostra protezione a un certo punto si possa trasformare in una malattia. E che possa addirittura diventare patologico, quindi qualcosa che parte per proteggerci, che si trasforma in qualcosa di patologico. E devo dire che non è la prima volta che mi imbatto in problematiche del genere, cioè di meccanismi che all'origine hanno un'azione positiva, partono con un'azione positiva nei nostri confronti, che poi qualcosa va storto. Gone awry vuol dire andare storto. Questo vi racconto questa storiella del mio caro amico scomparso da poco, Giorgio Campodonico, che è stato direttore, ha passato la sua vita lavorativa a Villa Embury, che è un parco universitario vicino a Imperia, e
dove in questo grande parco c'era un'acacia enorme, molto grande, che si era sviluppata senza avere le spine che queste piante espongono per proteggersi dalle giraffe. E dopo una notte che un forte vento ha spaccato un grosso ramo, al mattino dopo all'acacia spuntavano le spine. Cioè ha avuto una reazione protettiva per proteggersi da un evento traumatico. Allora, se una pianta riesce a proteggersi così, a questi meccanismi, i nostri sono sicuramente molto superiori. Infatti, senza entrare nei dettagli, noi abbiamo dei recettori specifici per il tipo di segnale di pericolo che acquisiscono il segnale. Questo segnale viene trasmesso, quindi abbiamo un sistema di trasmissione attraverso delle fibre che trasmettono questo segnale. Queste fibre lo trasmettono continuamente, non solo quando c'è il dolore, perché se no si atrofizzerebbero. E poi abbiamo un sistema per percepire, che è chiaramente a livello cerebrale. Ma in più c'è una modulazione del dolore, quindi questo segnale non viene letto banalmente, ma viene modulato. E questo è quello che ci permette di definire i vari tipi di dolore, che può essere acuto, improvviso, oppure sordo, dolente, persistente. Cioè i dolori non sono tutti uguali, e questo è dovuto a questa nostra capacità di modulare. E la modulazione vuol dire che questi segnali sono confrontati con un valore soglia. Se un segnale da una parte del corpo supera velocemente il valore soglia, viene percepito come un dolore acuto, più la supera più il dolore intenso, e significa che ho messo o la mano o sul fuoco, e quindi il cervello comanda l'allontanamento dalla fonte del dolore. Se invece questo segnale sale su in maniera molto lenta, il cervello capisce che, e non si alza tanto dalla soglia, capisce che non è allontanabile la fonte, la sorgente del dolore. Cosa fa? Alza la soglia, e così io non lo percepisco più come dolore. E questo lo sa benissimo il fachiro, che quando cammina sulle braccia ardenti non è che non percepisca che sono ardenti, ma ha reso questo segnale sottosogliare, cioè non riesce a superare il suo valore soglia del dolore. Ma anche un maratoneta, quando si allena per la maratona, deve aumentare la soglia del dolore, fatica, altrimenti il suo corpo gli imporrebbe di fermarsi. Quindi sappiamo che questa soglia si può alzare. Ma cosa succede se si abbassa? Se si abbassa troppo, succede che segnali che normalmente non andrebbero letti come dolori sono letti come dolori. Ma è un segnale vero, perché più comunque si alza dalla soglia, e qui il problema è che è la soglia che si è abbassata, non che il segnale è forte, però il risultato è lo stesso: più è alta questa differenza, più io percepisco dolore, dolore vero. E non ho tempo per spiegarvi i motivi, ma siamo certi che la molecola che controlla la soglia del dolore è la serotonina. Ci sono tonnellate di inchiostro in letteratura sul ruolo della serotonina sul dolore, sul controllo, quello che ci interessa a noi, del dolore. Ma la serotonina è un neurotrasmettitore che controlla, è come il prezzemolo, cioè c'è da tutte le parti, l'umore, stati ansiosi, lo stato di benessere, le funzioni cognitive, senza parlare di tutte le sue azioni a livello intestinale. E la serotonina è coinvolta anche sulle cefalee, sulle funzioni cognitive, sulla termogenesi, cioè non riuscire a mantenere una temperatura del corpo, e quindi avere molto spesso una mano che è più fredda dell'altra senza nessun motivo per cui dovrebbe esserlo. E il primo disturbo delle funzioni cognitive è quando uno in un discorso deve riferire un nome di una persona, di una cosa che sa benissimo di sapere, ma che nella fretta dell'esposizione non riesce ad accederci, come se fosse chiuso in un cassetto che in quel momento non si vuole aprire. E poi al termine del discorso il cassetto si apre e lui sa benissimo che quel dato lo sapeva. Questa è una review recente che, se dovessi spiegarvi, fare anche la sintesi di quello che dice, penso che il risultato sarebbe questo. Però vorrei che fosse chiaro come questa molecola, questo neurotrasmettitore, è coinvolto in 50.000 funzioni, controlla proprio al suo ruolo di controllore di 50.000 funzioni del nostro corpo.
E allora possiamo poi dire che la serotonina è la molecola chiave, l'obiettivo della fibromialgia. Ma perché dobbiamo capire? Ma allora, ma perché c'è poca serotonina se è così importante? Cosa succede? La serotonina deriva solo, viene sintetizzata solo da un aminoacido essenziale, vuol dire che io questo aminoacido, che è il tritofano, non lo posso sintetizzare. Lo ricavo solo dalla dieta, già qui il ruolo dell'intestino salta all'occhio, voglio dire, perché se il mio intestino non me lo ricava dalla dieta, io non ho poco tritofano, quindi poi non riuscirò a sintetizzare serotonina. Per quella parte che entra nel cervello, andiamo a vedere che viene assorbito, il cervello non è una massa uniforme di cose, è tutto ben strutturato, e quindi noi vediamo che il tritofano che entra nella pineale, che ha un volume infinitesimo, un milionesimo di una goccia d'acqua, è proprio una cosa puntiforme, microscopica, e c'è qualcuno oggi che sostiene che da lì viene prodotta la melatonina per tutto il corpo, è fantascienza, la produce solo per i nuclei suprachiasmatici, che vuol dire che sono sopra il chiasma ottico, cioè l'incrocio delle fibre ottiche. E questi nuclei sono la centralina dei cicli circadiani, che non è solo sonnovegna. Quindi il tritofano che va nella pineale produce serotonina e melatonina per questi nuclei che controllano anche il sonnovegna. Ma il tritofano che invece arriva nella corteccia, qui c'è una sintesi di serotonina e melatonina che serve per 50.000 cose, ma in particolare per quella, la paralisi del sonno, cioè quella melatonina mi permette durante l'addormentamento di sognare, di correre e stare fermo. Il sonnambulo non produce melatonina e cammina e fa azioni durante il sonno. E un'altra cosa particolare è che il tritofano che riesce ad arrivare nei nuclei paraventricolari produce serotonina e melatonina, che la melatonina lì prodotta da questi nuclei è il neurotrasmettitore usato principalmente per i processi della visione. Ecco allora che capiamo che se mi manca la serotonina avrò disturbi del sonno, ma posso avere anche i processi della visione, che sembrava che non ci fosse un collegamento tra i due disturbi. E la nostra natura, il nostro progettista era scozzese, cioè una molecola gli ha dato 1000 servizi. Quindi questo aminoacido che ricaviamo solo dalle diminuzioni proteine della dieta, le azioni che abbiamo visto le fa meno dell'1% di quello che ricaviamo dalla dieta, cioè briciole, perché il resto serve a produrre serotonina e melatonina a livello periferico, che anche lì ha 1000 azioni, anche la melatonina è molto importante, in tutti i tessuti viene prodotta melatonina. Questo tritofano adesso mi controlla anche attraverso il sistema neuroendocrino la sintesi di importanti neuropeptidi come l'NPY, che addirittura viene considerato nel cervello un anticonvulsivo endogeno, cioè un antiepilettico, quello che se io lo aumento controllo le crisi epilettiche, e subisce però, come tutte le molecole del nostro corpo, abbiamo visto la metabolomica, subisce dei processi metabolici. E per il più importante il pinurenico, perché qui mi ottengo da questa strada metabolica, ottengo delle molecole come la niacina, che sono fondamentali per la respirazione delle mie cellule. Quindi io questo aminoacido lo ricavo dalla dieta ed è fondamentale un suo metabolita per fare respirare le mie cellule. Quindi chiaro, questa è la strada metabolica più importante, altro che entrare nel cervello. E poi subisce un catabolismo endolico, si formano tutta una serie di molecole endoliche, quelle più note sono lo scatolo e l'indolo, che molti vanno a farsi determinare nelle urine perché mi danno l'idea di quei disbiosi ho, viene chiamato disbiosi test, cioè mi valuta la disbiosi, cioè l'alterazione dei ceppi batterici, ma tutte queste molecole che si formano perché hanno lo scopo di andare a riparare la membrana intestinale, cioè sono delle molecole che sono usate per andare a riparare la membrana intestinale, quindi questo catabolismo indolico non è qualcosa che parte contro me stesso, viene prodotto per permettermi di riparare una membrana intestinale, che è l'organo per noi più prezioso che abbiamo, perché è la nostra massima interfaccia con l'esterno. E quindi il metabolismo endolico dà materiale per riparare la membrana intestinale, fornisce mattoni. E il microbiota quindi cos'ha? È una specie di vigile che dirige il traffico. Prende il tritofano che arriva dalla dieta, decide dove mandarlo a secondo delle esigenze del momento. C'è un'autostrada imposta perché deve mandarlo sicuramente verso il catabolismo chinurenico per produrre niacina. E il resto
lo manda dalle altre parti. Se però la mia capacità di riparare la membrana intestinale è debole, io questo materiale lo spreco, perché io con il microbiota continuo a fornire mattoni a degli operai che però non sono capaci a riparare, e lui continua a darmi mattoni. E questo cosa fa? Mi scompensa. Ecco, da cosa dipende questa debolezza nel riparare i tessuti? Studi molto chiari sulla fragilità dell'anziano dimostrano che dipende dalla biodiversità dei ceppi batterici, cioè nel mio microbiota quanto più tipi di ceppi ho batterici, più è un microbiota forte, meno ce n'è, più è debole. Quindi quando nasciamo, noi abbiamo pochi ceppi, nasciamo con 4 ciuffi, che poi evolvono fino ad arrivare al microbiota dell'adulto, che è bello forte, con forti capacità anche riparative. Poi a un certo punto della nostra vita si va incontro a un declino, a una cosiddetta fragilità dell'anziano, che perdiamo la capacità di riparare i nostri tessuti. E qui vediamo com'è che andiamo su nei primi famosi 1000 giorni di vita. Noi vediamo che non si va su in maniera lineare. Questi ceppi vengono stimolati a biodiversificarsi da diversi stimoli. Il principale è il cibo. Quindi noi abbiamo in una prima fase di allattamento, con il colostro materno, dove c'è tantissima di una sieroproteina che si chiama alfa-lattalbumina, che prepara il terreno in maniera che poi diventi forte, cioè con lo svezzamento, che è un andare in palestra, cioè io metto il cibo in maniera progressiva, sempre più complessa, fino ad arrivare alla biodiversità dell'adulto che è lassù in cima. Quindi l'alfa-lattalbumina è lo starter, quello che mi mette in moto un sistema digerente che non ha mai funzionato nella vita, prima nella vita fetale, e lo prepara a diventare forte principalmente con il cibo. Quindi il microbiota lo possiamo vedere come una molla che, lavorando con gli stimoli, si rinforza. Quindi le stimolazioni sono importanti, anche lo stress è importante a stimolare questa crescita di questo microbiota. Senza stress saremo estinti. E il ruolo principale chiaramente ce l'ha il cibo, e guarda caso qualcuno qualche anno fa lo sosteneva già. E allora ecco che se ho una ridotta capacità a riparare l'intestinale, io vado a sprecare del materiale indolico per la riparazione a scapito di tutti gli altri strade, tranne quella chinurenica, perché lì io devo comunque mandarcelo, e allora chiaramente mando meno serotonina, meno tritofano a livello cerebrale. E poi rimane la differenza uomini e donne, anche questa va capita, e le differenze sono tante, ma sicuramente il ruolo diverso nella riproduzione della specie è forse quello che maggiormente diversifica gli uomini dalle donne. E infatti cosa succede? Nella donna in gravidanza si sviluppa un corpo non self, quindi deve abbassare la risposta immunitaria per evitare un attacco anticorpale all'eventuale feto. Quindi ad ogni ciclo mestruale, nel momento di massima fertilità del ciclo, la donna deve abbassare la risposta immunitaria, che è controllata, guarda caso, da questo coltellino multifunzione che è il tritofano, fa anche quello, mi controlla anche la risposta immunitaria. Quindi produce una disbiosi per buttarlo via nello scatolo, in maniera che le prime cellule del feto non siano attaccate, poi il feto viene protetto, e giustamente anche la donna si deve difendere, si deve proteggere, quindi la sua risposta immunitaria può risalire. Abbassandosi il tritofano, diminuisce la serotonina cerebrale, e noi abbiamo tutti quei sintomi della sindrome premestruale, che guarda caso dolori, cefalee, c'è un tipo di epilessia cosiddetta catameniale di donne che hanno crisi epilettiche solo durante l'ovulazione. Ma quello che succede è che se questa molla del microbiota è debole, a forza di dover andare in disbiosi e tornare indietro, che a noi uomini non succede, non siamo obbligati a farlo, le molle, se sono deboli, si snervano e rimangono qui, quindi più disbiotiche, non riescono a riportare il microbiota nella condizione ottimale di elevata biodiversità dei ceppi, cioè rimangono con un microbiota più debole. E tant'è vero che tra tutti gli aminoacidi essenziali, l'unico che hanno livelli più bassi in maniera statistica nelle donne è il tritofano. Le donne hanno meno tritofano plasmatico che gli uomini e hanno una sintesi di serotonina inferiore rispetto agli uomini, proprio perché questa necessità
di proteggere la specie, se no la razza umana sarebbe estinta. Quindi abbiamo fatto colpito nel centro anche questa differenza sull'incidenza di questa patologia che è legata alla serotonina. E adesso che abbiamo capito dove e come possiamo intervenire, e lo possiamo fare come fanno i meccanici, che conoscono bene come funziona un motore di un'automobile quando funziona, cioè su come deve funzionare, e sapendo bene come funziona possono capire dov'è il guasto quando non funziona più bene. Cioè non sono esperti di guasti, di sintomi, sono esperti, conoscono bene il funzionamento. Allora, da dove arriva questa serotonina e melatonina cerebrale? Dal tritofano che riesce a entrare nel cervello. E questo amminoacido compete con i suoi simili per un trasportatore alla barriera ematoencefalica, cioè non può passare liberamente, deve prendere una funivia. La possibilità con cui può passare rispetto agli altri dipende quanto banalmente dal suo rapporto numerico. Più ce n'è rispetto agli altri, più riuscirà a passare, meno ce n'è e meno riesce a passare. E quindi viene fuori che la velocità di sintesi cerebrale della serotonina dipende, in qualche modo, da un rapporto banalmente plasmatico di questi amminoacidi. Se io ho una disbiosi che mi prende il tritofano e me lo butta via, cosa succede? Mi si riduce il tritofano rispetto agli altri amminoacidi, e quindi meno tritofano riuscirà a passare, e quindi avrò una riduzione della velocità di sintesi di serotonina e di melatonina cerebrale. E in base a questo banale rapporto plasmatico, ormai ben 24 anni fa, io sono riuscito a stimare una riduzione di un terzo nella velocità di sintesi cerebrale dei pazienti epilettici che avevano bassi, che hanno come caratteristica di avere bassi livelli di tritofano plasmatico rispetto ai suoi competitori alla captazione. Allora, la causa è la serotonina, la molecola chiave, che dipende perché c'è un basso livello plasmatico di tritofano con il suo precursore. La risoluzione banale è aumentare il tritofano plasmatico e il rapporto rispetto agli altri competitori. Posso farlo come? Andando a ridurre questa disbiosi che mi prende il tritofano e me lo trasforma in molecole indoliche, cioè mattoni per riparare, e quindi devo aumentare la capacità riparativa, così una volta che ripara velocemente la membrana intestinale e poi non ha più bisogno di questi mattoni e mi usa il tritofano per altre strade. E questo mi permette quindi di riaumentare la biodiversità dei ceppi batterici, che vuol dire aumentare appunto la capacità di ripararmi. E ora il passo successivo è dire: ma come posso realizzare tutto questo? E questo è il mio progetto, perché aumentare questo rapporto plasmatico non è semplice, anche se gli amminoacidi ramificati come il tritofano vengono usati tantissimo, soprattutto dagli sportivi, questi sono scarsamente disponibili, cioè non aumentano il livello plasmatico. Uno può assumere gli amminoacidi che vuole, ma nel sangue non si vede niente. Ci sono degli studi molto chiari che lo fanno vedere. E quindi studiando, io come chimico, studiare il cervello o studiare il digerente, non c'era tanta differenza, sono andato a capire come poter aumentare questo rapporto e ho trovato le sieroproteine, una sieroproteina in particolare, l'alfa-lattalbumina, che era proprio capace, avevo ipotizzato, di aumentare questo rapporto plasmatico. E poi sia i nostri lavori che gli altri in letteratura fanno vedere che veramente assunzioni ripetute di questa sieroproteina aumenta poco a poco, giorno dopo giorno, il rapporto plasmatico del tritofano sugli altri amminoacidi, quindi mi va a aumentare veramente la captazione del tritofano nel cervello. E altri autori, Coy e Femstrom, hanno dimostrato negli animali chiaramente che queste assunzioni ripetute nell'animale, perché hanno preso tessuto cerebrale, aumenta da 3 a 5 volte la velocità di sintesi di serotonina, non la quantità di serotonina, cioè aumenta la velocità da 3 a 5 volte in cui la serotonina viene sintetizzata, quindi è un aumento notevole. E questo aumento non è dovuto alla composizione di questa sieroproteina, che ha 4 molecole di tritofano, sono tante rispetto alle altre sieroproteine, ma proprio alle sue azioni specifiche di andare a ridurre la disbiosi che me lo sprecava. Cioè, e questo spiega perché ci mette più giorni ad arrivare, cioè vado a piano piano
a ridurre la disbiosi e quindi piano piano ne spreco meno per produrre molecole indoliche e io vedo che il suo livello aumenta nel tempo. Ma perché ci sia un aumento della biodiversità dei ceppi, io devo ospitare in maniera confortevole questi batteri, altrimenti questi non si biodiversificano. Cioè, se le condizioni ambientali non sono ottimali, questi vivono principalmente tutti compressi nel colon, quindi sono lì schiacciati come delle sardine, per favorire una loro biodiversificazione io devo mettere un ambiente confortevole. Se questo, ipotizziamo in maniera estremamente schematizzata, l'impianto, il sistema digerente, che è composto da un digestore acido, che non è un caso che è messo in testa all'impianto, noi vediamo che perché possa demolire tutto quello che entra, che può essere aggressivo per l'ambiente del microbiota, deve essere capace a demolirlo, quindi, e queste demolizioni avvengono in ambiente acido, quindi questo acido è fondamentale, guai a togliere l'acido dallo stomaco, bisognerebbe stimolarlo come fa questa sieroproteina. Poi mi deve stimolare tutta la produzione di bicarbonato per contrastare l'acido, di muco per proteggermi l'ambiente che può essere aggressivo del lume intestinale, da quello che ci può entrare dentro, dai miei tessuti, quindi mi protegge, evita che i patogeni, il muco evita che i patogeni arrivino a contatto con i miei tessuti, può essere aggressivo come vuole il patogeno, ma poi esce se non riesce ad attaccarsi ai miei tessuti. Quindi, tutto quello che deve essere prodotto per demolire il cibo e per proteggere le mie cellule da questo ambiente potenzialmente aggressivo deve essere prodotto. Quindi il ruolo principale della nutrizione non è nutrire il mio corpo, ma le cellule del digerente, che si nutrono esclusivamente di acidi grassi a corta catena. E noi, i mammiferi, li possono ottenere in maniera diversa a seconda delle loro preferenze alimentari, chi lo ottiene dalla fermentazione delle fibre, chi lo ottiene come i frugivori o gli erbivori, e chi lo ottiene invece dalla demolizione dei grassi, perché il carnivoro mangia una dieta ricchissima di grassi saturi, li taglia a pezzettini e ha ottenuto questi acidi grassi a corta catena. Se noi avessimo scelto di ottenerli dalla cellulosa, il nostro sistema digerente sarebbe evoluto in quella direzione, come quello dei roditori, in cui il ceco è molto sviluppato, perché lì i batteri fermentano la cellulosa e ottengono acidi grassi a corta catena, invece a noi è rimasta l'appendice, noi dalla cellulosa non riusciamo a ricavare questi preziosi acidi grassi a corta catena. E sono quattro, i magnifici quattro, il butirrico, l'acetico, il propionico, il valerico. E hanno una potentissima azione disinfiammante, non vi lascio perdere il perché. La loro azione disinfiammante è ben nota perché dall'acetico e propionico abbiamo derivato per sintesi come l'aspirina dall'acido salicilico, la differenza è molto simile a una classe di antinfiammatori non steroidei, e dall'acido valerico abbiamo sintetizzato l'acido valproico, che è il farmaco più strano o antiepilettico, che viene usato non solo per l'epilessia ma anche per i grandi ustionati. C'è un farmaco per cui si è capito meno come funziona. Qui c'è un ritorno alla dieta chetogenica, che forse qualcuno non avrà sentito parlare, che è una dieta che è nata alla fine del 1800, una dieta che dava solo indicazioni sulla quantità di grassi e carboidrati, quindi ormai l'abbiamo ben superata, e comunque è una dieta in cui, soprattutto nel nord Europa, danno dei panetti di burro da mangiare, perché l'acido butirico, chiaramente, tutti questi acidi grassi a corta catena sono principalmente presenti nel burro. E questo acido butirico, che tutti lo guardano come fosse un veleno, ci sono tantissimi studi in letteratura che lo stanno rivalutando, la sua azione protettiva anche sui tumori al colon, sulle patologie autoimmuni, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono sempre più lavori in letteratura che fanno vedere i vantaggi e le sue azioni benefiche che fa nel nostro organismo, proprio questa sua capacità di nutrire queste cellule del sistema digerente e di disinfiammarle. E anche l'idea che il colesterolo faccia male non tiene conto di queste linee guida che ci fanno sgonfiare al minimo termine il colesterolo, non tiene conto di studi retrospettivi, questo è uno dei tanti, non è l'unico, su elevato numero di pazienti, quindi su registri ospedalieri, vado a vedere la gente che muore, il livello di colesterolo, e mi accorgo che c'è una maggiore mortalità in chi ha bassi livelli di colesterolo rispetto a chi ce n'ha alti.
e quindi queste linee guida andrebbero riviste. E in questo nostro studio su topolinica, in cui abbiamo andato a correlare la capacità di disinfiammare l'intestino a quello di controllare le crisi epilettiche, che a voi non interessa, comunque vi interessa disinfiammare, e l'abbiamo pubblicato su Scientific Report, che è una bella rivista, noi abbiamo confrontato la capacità di disinfiammare del butirato di sodio, dell'alfa-lattalbumina, della mesalazina, che è il farmaco DOC per il Crohn, quindi per intestino infiammato, e il valproato, che è il farmaco d'eccellenza per l'epilessia. Abbiamo visto che al primo posto, come capacità di disinfiammare, c'è proprio butirico, poi c'è l'alfa-lattalbumina e solo al terzo posto arriva la mesalazina, che è il farmaco che viene dato per disinfiammare l'intestino. Cioè, quindi, il butirato e l'alfa-lattalbumina hanno una capacità disinfiammante molto, molto forte. Ecco, quindi voglio dire che questo nostro approccio, questo mio approccio, comunque non sono un isolato. Ho cominciato a confrontarmi all'inizio con Perucca, che è stato presidente, l'ultimo past president della Lega Internazionale contro l'Epilessia, il suo alter ego nell'epilessia sperimentale del Sarro a Catanzaro, che oggi è rettore della Magna Grecia di Catanzaro, e poi sono subentrati più giovani, in cui Striano, che è un neurologo pediatra, quindi e un ruolo molto importante l'ha avuto Paolo Carta, che diciamo è il nutrizionista con cui da tempo mi confronto, ed Emilio Russo, che è un farmacologo che lavora con De Sarro. E stiamo affrontando con loro studi, perché se una delle idee deve avere il coraggio di confrontarsi con il mondo scientifico. Quindi questa idea mia nasce da anni di studio, di pubblicazioni su riviste scientifiche. Siamo riusciti anche a pubblicare le nostre idee, qual è la dieta ottimale per la salute, su una rivista della nutrizione, che chiaramente non è facile per chi non ha mai pubblicato su rivista della nutrizione e non è un nutrizionista. Questi lavori su animali hanno fatto sì che questa alfa-lattalbumina entrasse nei programmi di screening di farmaci e NIH in America, poi è andata a rotoli per altri motivi. Abbiamo provato a fare anche studi clinici, abbiamo poche capacità economiche, quindi ci arrabattiamo. Ci sono anche evidenze della sua utilità sull'autismo, e Caro Tenuto a Napoli da anni sta facendo studio sull'infiammazione intestinale, questa alfa-lattalbumina all'infiammazione intestinale, e correla il controllo degli attacchi cefalangici con la capacità a disinfiammare l'intestino. Questo è il gruppo che siamo andati a costituire nel 2018, una riunione internazionale sull'asse microbiota intestino-cervello, in cui c'erano dei ricercatori del microbiota a livello molto elevato, tra cui Gerard Clark, che è un chimico anche lui ed è uno dei massimi esperti, massimi studiosi del microbiota. Se, grazie a questa spinta, a questo interesse di tutto questo gruppo, quindi non solo mio, questo gruppo che si è generato, nel 2018 al congresso internazionale dell'epilessia ci sono state ben due sessioni, quindi da zero ben due sessioni sull'asse microbiota gut-brain axis, e dove chiaramente c'era anche un nostro contributo, come chairman, uno c'era Emilio Russo, dall'altro c'era Pasquale Striano. E poi abbiamo realizzato anche un braccio armato, cioè prepariamo con questa Università Popolare di Studio di Alimentazione e Salute, di cui ahimè sono presidente, cerchiamo di formare medici, soprattutto nutrizionisti, dato l'approccio diciamo nutrizionistico, ad applicare queste nostre idee. E chiaramente la Martina e la Sara, con cui ho trascorso delle lunghissime giornate nei loro ambulatori, dove ci siamo confrontati in diretta lavorando su dei casi clinici che loro avevano davanti, e quindi mi hanno permesso questo rapporto, come avevo già fatto precedentemente con Paolo Carta, perché la verifica sul campo è molto importante. Abbiamo quindi realizzato una specie di scuola per formare verso quella che io penso, come ha pubblicato ormai secoli fa, l'una medicina, cioè una medicina che andando ad agire sul microbiota va a ripristinare quei potenti meccanismi endogeni che sono quelli che mi tengono sano quando lo sono. Credo che non ci sia nessun farmaco che possa arrivare a far tanto. Grazie per l'attenzione.
Grazie mille. Vedo che stanno arrivando tantissime domande perché l'argomento è veramente, ci prende tutti tanto e poi diamo risposte in questo modo a tantissimi dubbi, quindi non vedo l'ora di poter anche affrontare tutte le domande. Ora passo la parola alle dottoresse Sara Giannini e Martina Toschi. Sì, buonasera, inizio io. Io sono Martina Toschi, sono una biologa nutrizionista. Adesso vado a condividere. Lo vedete? Eccolo. Non l'hai messo a presentazione. Ecco. E allora appunto, mi presento, sono Martina Toschi e sono una biologa nutrizionista. Insieme alla collega, la dottoressa Giannini, oggi vi parleremo dell'approccio dietetico nel paziente fibromialgico. Allora, ricordo che la fibromialgia è una sindrome quindi multifattoriale e come tale è influenzata da più variabili. Una di queste è senz'altro la dieta. Quindi ora vedremo in che modo e in che misura l'alimentazione influenza la sintomatologia del fibromialgico. Come già ampiamente descritto dalla dottoressa Caccamo, sono sempre più numerose le pubblicazioni scientifiche che mostrano come alterazioni del microbiota intestinale abbiano un sorprendente ruolo primario nell'eziologia, di questa patologia stessa. Se per esempio andiamo a confrontare il microbiota intestinale di un adulto sano con quello di un paziente fibromialgico, notiamo subito delle differenze. Allora, nell'adulto sano noi abbiamo circa un 60% di Firmicutes, un 10% di Batteroidetes e un 10% di Actinobacteri. Nell'adulto invece con fibromialgia si assiste subito a una diminuzione, a volte un aumento, quindi ci sono condizioni estremamente differenti dell'alfa diversity. Allora, questo significa che a seconda del sintomo del paziente fibromialgico io ho una disbiosi ben specifica. Senza entrare troppo nei dettagli, perché non è il caso in questo momento, vorrei solo farvi notare come ad aumenti o diminuzioni di alcune famiglie o specie batteriche noi abbiamo aumenti o diminuzioni di alcune intermedi. Quindi spesso possiamo assistere a delle diminuzioni di serotonina e cortisolo, diminuzioni di vitamina D e fenomeni, diciamo così, di aumenti di ansia e depressione. Comunque sia, l'alterazione di questa flora intestinale porta a un'eccessiva decarbossilazione del triptofano, che è quello di cui ci parlava il professor Mainardi prima, quindi con conseguente riduzione di melatonina e serotonina. Quindi da delle cause ben specifiche, quindi una disbiosi intestinale che nel tempo attraverso un'infiammazione dell'intestino può portare a un'endotossemia metabolica per aumento dei lipopolisaccaridi e in alcune persone una permeabilità, abbiamo degli intermedi metabolici estremamente specifici e infine delle conseguenze sintomatiche, che sono i sintomi del paziente, quindi disturbi del sonno, riduzione della soglia del dolore, stanchezza cronica, ansia e sindrome depressiva, sintomi gastrointestinali ovviamente. Tutte queste conseguenze spesso si autoalimentano l'una con l'altra. Per cui, invece che concentrarci su tutte queste che sono le conseguenze sintomatiche, sarebbe meglio partire da quella che è la causa principale, ossia la disbiosi intestinale. Credo che nel paziente fibromialgico, più che in altre tipologie di pazienti, l'approccio integrato sia fondamentale. Un approccio integrato che vede da un lato la riduzione della disbiosi intestinale tramite una dieta specifica, un'integrazione a seconda del tipo di disbiosi, un trattamento del disturbi di ansia e depressione e dall'altra la riduzione del sintomo che può avvenire con dell'attività fisica, della fisioterapia, ovviamente le terapie farmacologiche mediate dallo specialista. Quello di cui parleremo io e la dottoressa Giannini oggi è ovviamente la dieta. La dieta ha azione su più componenti e su più, diciamo così, parti dell'intestino, cioè sulla composizione del microbiota, sulla disbiosi, sulla permeabilità intestinale e sull'infiammazione cronica. Questo
Partiamo dall'azione della dieta sulla composizione del microbiota. Allora, noi sappiamo che l'alimentazione è in grado di modificarlo, questo microbiota. Composizione, abitudini alimentari e modifiche influenzano le comunità intestinali. Il carboidrato, diciamo così, in particolar modo, influenza, diciamo così, alcuni microrganismi. Quindi a seconda del tipo di fibra che consumiamo, cambia la composizione del microbiota. In particolar modo vediamo che diete ricche di zuccheri semplici aumentano la crescita di batteri opportunisti e lo squilibrio tra questi Firmicutes e Bacteroidetes. Al contrario, diete ricche di zuccheri complessi, soprattutto di fibra, diminuiscono invece questi opportunisti e aumentano i batteri eubiotici. Le proteine hanno di per sé un'azione negativa sulla composizione del microbiota perché c'è la produzione di metaboliti batterici, ma si può tranquillamente ridurre aumentando il consumo di fibra. Omega 6 promuovono la crescita di opportunisti, mentre gli omega 3 gli eubiotici. Il glutine non digerito, e abbiamo voluto proprio scrivere non digerito perché poi la mia collega dopo vi dirà la differenza, che è molto importante, ha un'azione negativa perché aumenta la produzione degli opportunisti. Quindi una dieta ricca di fibre migliora la condizione dell'ospite perché aumenta la produzione di acidi grassi a corta catena, al contrario una dieta povera di fibre compromette l'integrità dello strato di muco degradandolo. E piccola nota sugli alimenti fermentati, perché sono, diciamo così, alimenti funzionali, anche di utilizzo molto comune come lo yogurt, il kefir, le verdure fermentate, e il kombucha, l'aceto, e sono importanti non tanto perché all'interno ovviamente possiedono quei batteri eubiotici per noi, perché buona parte di questi muore nel passaggio dello stomaco, ma più che altro perché rimangono i postbiotici, ossia i prodotti di questa fermentazione, enzimi che favoriscono la digestione, vitamine B, C e K, acidi grassi a corta catena, acido lattico che ha la funzione di abbassare il pH intestinale favorendo le specie eubiotiche, e inoltre vi ricordo essere cibi predigeriti e quindi ricchi di macro e micronutrienti molto assimilabili. Altro livello su cui può agire la dieta è la disbiosi intestinale. Allora, noi in ambulatorio, quando vediamo il paziente fibromialgico, abbiamo notato negli anni che le disbiosi più diffuse, più presenti, sono l'IBS, che è il colon irritabile, tra virgolette, e la SIBO. Allora, piccola nota sulla SIBO, vi spiego cos'è, è una sovraccrescita batterica dell'intestino tenue. Allora, l'intestino di solito, cioè l'intestino ospita migliaia di batteri che svolgono un ruolo fondamentale. Quando questo eccesso di batteri migra dal colon al tenue, origina questa SIBO, quindi normalmente può arrivare sia nel tratto del duodeno ma anche fino allo stomaco se il pH è alto invece che essere basso. Quindi questo cosa porta? Porta gas addominale, dolore addominale, malnutrizione, sensazione di costipazione cronica, e spesso i fattori di rischio delle SIBO sono delle IBS protratte negli anni, terapie farmacologiche che vanno ad alzare il pH dello stomaco invece che mantenerlo come dovrebbe essere basso, e interventi chirurgici. E in questo studio del 2004, Pimentel correla l'analisi del breath test al lattulosio, che è l'unico insieme a quello al glucosio a poter permettere di fare diagnosi di SIBO, con l'IBS e la fibromialgia. In particolar modo lui vede che il 20% di persone che non hanno questa patologia ha alterazioni del breath test al lattulosio. L'84% delle IBS mostra alterazioni del breath test e il 100% dei pazienti fibromialgici, questo su un campione di 42 persone non è tantissimo, però ci mostra che ha queste alterazioni. Quindi questo cosa ci fa capire? Che queste alterazioni
del pretest al lattulosio rappresentano un link tra l'IBS e la fibromialgia. Quindi le diete che noi dobbiamo elaborare sono diete che devono tener conto di sovrapposizioni di disbiosi, quindi spesso c'è un IBS associata a una SIBO. E vi ho portato questo caso clinico, poi dopo vedremo invece con la Giannini l'analisi di un'analisi un po' più numerosa, il caso clinico di un paziente che ho seguito per 6 mesi perché è abbastanza esemplare. È un paziente maschio di 47 anni a cui è stata fatta la diagnosi di fibromialgia già da 10 anni, quindi nel 2009. Io l'ho seguito da settembre del 2019 fino a febbraio di quest'anno. Lui si è presentato con una SIBO che aveva già da qualche anno, quindi un gonfiore intestinale incredibile, reflusso gastrico, senso di costipazione cronica, dispepsia postprandiale, leggermente sovrappeso. E questo paziente faceva un lavoro molto faticoso sia dal punto di vista fisico che mentale, spesso era all'estero, per cui anche l'alimentazione ne subiva le conseguenze, perché tante volte stava via delle settimane e mangiava un po' quello che trovava. Con questo paziente abbiamo iniziato con una dieta abbastanza restrittiva il primo mese, per poi andare in maniera graduale a reintrodurre quelli che sono gli alimenti che all'inizio togliamo per permettere insomma il benessere. E quindi vi ho portato i tre grafici. Il primo che mostra i problemi intestinali, in particolar modo questo gonfiore persistente che aveva e questo senso di costipazione. Noi diamo una tabella chiamata del benessere alla fine della dieta dove il paziente la compila con dei numeri in modo da avere una visione abbastanza obiettiva del funzionamento della dieta, insomma riusciamo a capire se il nostro paziente sta meglio oppure no. E vedete che da un 4-5 iniziale siamo arrivati alla fine dei 90 giorni, e questa è un'analisi su 3 mesi, è completamente sparito. E questa è la cosa che avviene quasi sempre, cioè il miglioramento intestinale c'è quasi nell'immediato. Così anche la stanchezza, perché spesso c'è un'associazione, diciamo così, delle due cose, anche perché il senso di stanchezza è anche la pesantezza gastrica o la pesantezza intestinale che si avverte, e quindi vedete che da 5 si è passati circa a 2, e invece la percezione del dolore è un qualcosa che arriva dopo, cioè nell'immediato lui aveva una soglia, quindi da un 4 a un 7 di base, questa era la sua percezione ovviamente del dolore, e per i primi 2 mesi non è cambiato tantissimo. Per i primi 60 giorni. Il miglioramento c'è stato dopo, dove i livelli sono scesi tra 2 e 4. Questo è stato un miglioramento notevole, anche perché poi ovviamente la vita, la quotidianità cambia. Ora lascio la parola alla dottoressa Giannini, che vi finirà di spiegare. Eccomi. Grazie, grazie mille. Perfetto, colleghiamo questo. Bene, voilà. Si vede tutto. Perfetto. Sì, sì, sì. Buonasera a tutti, io sono appunto la dottoressa Giannini e sono biologa nutrizionista, collega di Martina e con cui condivido tante ore al telefono in questo periodo per la condivisione di casi. Torno alla presentazione ed entriamo un po' nello specifico di quella che è la dieta che noi utilizziamo ormai da anni, da circa 4 anni, nella fibromialgia. Strada facendo abbiamo modificato in parte queste indicazioni alimentari perché ovviamente, come avete potuto vedere dalle presentazioni che mi hanno preceduta, le pubblicazioni scientifiche si aggiornano costantemente, quindi noi dobbiamo restare a nostra volta aggiornate e cercare di modificare, di aggiungere o togliere quello che eventualmente ci appare più corretto dal punto di vista nutrizionale. E in caso di disbiosi, quello che dobbiamo fare è innanzitutto escludere gli alimenti che peggiorano la disbiosi.
Prima di tutto è necessario allontanarsi dalla Western Diet. E Western Diet cosa significa? Significa alimentazione basata su cibi preconfezionati, merendine, eccesso di zuccheri, di grassi omega 6 e così via. E già l'allontanamento da questo tipo di dieta porta ad un miglioramento della condizione gastrointestinale. Altra caratteristica che deve avere la dieta è quella di limitare il più possibile gli alimenti ad alto contenuto di FODMAP. I FODMAP non sono altro che degli zuccheri che in persone particolarmente sensibili e di solito chi soffre di fibromialgia lo è abbastanza, per non dire molto, creano questi zuccheri dei problemi intestinali che sono associati appunto alla sindrome del colon irritabile o al SIBO. Questi carboidrati, questi zuccheri che vengono fermentati dai batteri disbiotici dell'intestino, sono il lattosio, il fruttosio, i fruttani e così via, e una persona può essere più sensibile ad alcuni di questi zuccheri piuttosto che ad altri, e in generale una dieta a ridotto contenuto di FODMAP aiuta a capire le sensibilità individuali verso i vari alimenti. E altra cosa da escludere nella dieta per la fibromialgia è il fruttosio, sorbitol, aspartame, riduzione dei fruttani. Fruttosio per un motivo molto specifico, se presente in eccesso nella dieta oppure in caso di malassorbimento, e considerate che il malassorbimento del fruttosio è molto frequente, l'eccesso di fruttosio a livello intestinale reagisce con il triptofano. E reagendo con il triptofano ne impedisce l'assorbimento. Quindi, come abbiamo visto nelle presentazioni precedenti, se c'è una riduzione nell'assorbimento del triptofano, si avrà una riduzione della produzione di serotonina. Quindi il fruttosio deve senza dubbio, la frutta deve senza dubbio essere limitata. Dobbiamo poi, dall'altra parte, introdurre alimenti che migliorano la disbiosi intestinale. Prima di tutto, fibre prebiotiche. Le fibre prebiotiche non sono altro che i famosi FODMAP di cui vi parlavo prima, che vanno selezionati sulla base della condizione intestinale, dei sintomi che procurano al paziente, e perché anche se in alcuni casi possono dare problematiche come gonfiore piuttosto che scariche, sono però fondamentali in quanto nutrono alcuni gruppi di batteri che producono acidi grassi a corta catena, i famosi acidi grassi a corta catena, tra cui è compreso anche il butirrato, l'acido butirrico, che hanno la funzione fondamentale di nutrire le cellule intestinali, le cellule della mucosa intestinale. Quindi le fibre vanno sempre selezionate in modo molto accurato. E altra cosa che è fondamentale introdurre quotidianamente nella propria dieta sono gli alimenti crudi di origine vegetale. Anche i vegetali, soprattutto quelli a chilometro zero, che hanno viaggiato poco e biologici, hanno un proprio microbiota che è in grado di modificare il nostro microbiota intestinale in positivo. E altri cibi che devono essere introdotti sono i cibi ricchi in polifenoli, in quanto si è visto che l'assunzione di polifenoli modula in modo positivo il microbiota intestinale sia in termini qualitativi che quantitativi, e gli alimenti fermentati di cui ha già parlato la mia collega. E bisogna poi introdurre degli alimenti, degli integratori ad alto contenuto di triptofano. Quali sono gli alimenti che contengono triptofano? Sono ovviamente tutti gli alimenti proteici, ma attenzione, perché esiste una competizione, come diceva già il dottor Mainardi, tra i vari aminoacidi per il sistema di trasporto ed assorbimento, quindi dopo l'ingestione di un pasto ricco in proteine, l'aumento del livello plasmatico degli altri aminoacidi impedirà l'aumento del triptofano plasmatico e di conseguenza farà arrivare poco triptofano al cervello e la produzione di serotonina sarà limitata. Ma allora noi cosa possiamo fare? Possiamo assumere integratori come Serplus che contengono alfa-lattoalbumina, che è una proteina molto ricca in triptofano e povera di altri competitori e quindi riesce a determinare l'aumento del triptofano che viene assorbito a livello intestinale e quindi l'aumento della produzione di serotonina. Nella nostra dieta noi aggiungiamo anche un po' di cioccolato fondente quando è tollerato, sempre per questo motivo. Altra cosa, altro aspetto su cui la dieta agisce è la permeabilità intestinale. E
La permeabilità intestinale non è altro che un problema che ha la mucosa intestinale, la barriera intestinale, che non è più integra e presenta dei pori che lasciano passare delle sostanze, dei pezzi di alimenti non completamente digeriti, che vanno ad attivare il sistema immunitario e che originano, determinano infiammazione. E allora come possiamo ridurre questa permeabilità intestinale? Innanzitutto limitando il più possibile o eliminando in alcuni casi il glutine, in quanto il glutine aumenta la permeabilità intestinale attraverso un upregulation della zonulina, quindi un'aumentata produzione di zonulina. E dobbiamo ridurre il consumo di alcol, che anche questo è in grado di perturbare la funzione della barriera intestinale. E ancora una volta che abbiamo definito quelli che sono gli alimenti che tendono a peggiorare la permeabilità intestinale, dovremo cercare di introdurre alimenti che la riducono. Primo tra tutti, il brodo di ossa o comunque integratori analoghi che contengono glutammina, collagene e glicina, che sono fonti primarie di aminoacidi per la barriera intestinale, quindi che nutrono la barriera intestinale e la rinforzano. Acidi grassi a corta catena, di cui abbiamo già parlato, come l'acido il butirrato, l'acido acetico, il propionato e così via. E, il butirrato nello specifico nutre e rinforza le cellule della barriera e alimenti fermentati da utilizzare come prebiotici. Altro aspetto su cui può agire la dieta sono infiammazione e dolore. E l'obiettivo della dieta, qualora la persona non lo fosse già, è quella di raggiungere il normo peso. E ovviamente se si è in sovrappeso o addirittura obesi si ha un livello di infiammazione molto superiore alla media, quindi riportare la persona al normo peso è senz'altro un obiettivo molto importante. Bisogna poi garantire stabilità glicemica e insulinemica, perché sia i valori di glicemia che di insulina nel sangue sono strettamente correlati con l'infiammazione. Bisogna diminuire lo stress ossidativo, bilanciare omega 6 ed omega 3, e quindi cercare di ridurre gli omega 6, perché come abbiamo visto le diete ricche in acidi grassi omega 6 sono direttamente correlate con un aumento del dolore, a differenza invece delle diete bilanciate, quindi dove omega 6 ed omega 3 sono bilanciati nel modo corretto, che determinano invece una riduzione del dolore. E dobbiamo evitare in generale tutti quelli che sono i cibi pro-infiammatori. E nello specifico sono associate ad un aumento del dolore muscolare le carenze di aminoacidi, di minerali, in particolar modo magnesio e selenio, che vengono spesso integrate nelle diete e in generale nelle persone che soffrono di fibromialgia, vitamine, in particolar modo vitamine del gruppo B e vitamina D, e ovviamente bisogna cercare di introdurre quotidianamente antiossidanti, vitamine specifiche, minerali omega 3 che invece, come abbiamo visto, tendono a ridurre anche il dolore muscolare. Nello specifico, quali sono gli alimenti che peggiorano la fibromialgia e quelli che invece la migliorano? Sicuramente gli zuccheri semplici la peggiorano, il fruttosio, come abbiamo visto, gli omega 6, gli alimenti vegetali ricchi in FODMAP, l'eccesso di carboidrati, l'eccesso calorico, il glutine, soprattutto quando è presente autoimmunità, quindi problematiche di tipo autoimmune che spesso sono associate con la fibromialgia, glutammato e aspartame. Gli alimenti invece che migliorano la fibromialgia, che devono quindi essere introdotti quotidianamente, sono gli omega 3, gli alimenti low FODMAP, quindi a ridotto contenuto di FODMAP, e antiossidanti, l'acido folico, gli alimenti fermentati, gli aminoacidi per il loro legame con il dolore muscolare, il glutine predigerito. Nello specifico noi utilizziamo il pane Primus, che contiene appunto glutine, perché viene prodotto con farine che contengono glutine, ma che grazie al processo di produzione, quindi alla lunga lievitazione, alla cottura lenta a bassa temperatura, determina una predigestione del glutine che addirittura lo rende fondamentale per il nostro intestino. E le diete ipocaloriche il legame tra la questione fibromialgia, questo può fornire una spiegazione
variazioni individuali dei sintomi e può presentare un potenziale approccio per individualizzare e personalizzare la dieta che noi forniamo al paziente. La dieta, appunto, deve essere sempre valutata sulla base della condizione intestinale, dei sintomi, e deve essere il più possibile personalizzata. Nello specifico, perché la dieta deve essere personalizzata? Dobbiamo stare molto attenti al fai da te e alle diete che vengono consigliate online, magari senza valutare quella che è la condizione della singola persona. E questa pubblicazione si è visto che si è analizzato il microbiota fecale di persone che seguono una dieta senza glutine e questa analisi ha mostrato che seguendo una dieta senza glutine il numero di batteri positivi decresce, si riduce, mentre aumenta per contro il numero di batteri patogeni. E il microbiota quindi risulta fortemente indebolito da una dieta senza glutine se fatta senza criterio e quindi senza le giuste correzioni. E questo favorisce la sovraccrescita di patogeni opportunisti che inducono infiammazione cronica, che è quella che noi vogliamo spegnere, e addirittura possono portare a alterazioni dell'immunità della mucosa. Allo stesso modo, in quest'altra pubblicazione, si vede come sono state analizzate le diete senza glutine, le diete low FODMAP che vi ho appunto citato prima, la dieta chetogenica, che in alcuni casi rappresentano delle vere e proprie terapie, pensiamo alla celiachia, e molti studi però hanno messo in evidenza che queste tipologie di dieta determinano un marcato cambiamento nella composizione del microbiota. Quindi, ancora una volta, la dieta deve essere valutata e personalizzata da parte di un professionista, perché non è togliendo il glutine che risolvo le mie problematiche, ma è solo attraverso un percorso che viene valutato dal professionista nel tempo che riuscirò ad avere dei benefici. E l'effetto collaterale, quindi il cambiamento nella composizione del microbiota, sembra essere maggiore nelle persone che seguono una dieta senza glutine e una dieta low FODMAP e meno nella dieta chetogenica, dove il quadro non è ancora del tutto chiaro, ma comunque, visto che il microbiota intestinale è stato implicato nella patogenesi sia della fibromialgia ma di tantissime altre patologie, una sua ulteriore alterazione data dal seguire queste diete in modo a prescindere, senza appunto essere aiutati e consigliati da un professionista, potrebbe predisporre addirittura ad altre patologie. Altro aspetto molto importante è che le nostre sono sempre diete a tempo. Ci sono alcune caratteristiche generali della dieta che devono permanere nel tempo, questo senza dubbio, e quindi la dieta deve mantenere delle caratteristiche tipo essere antinfiammatoria, contenere determinati alimenti che favoriscono un microbiota sano, ma le eliminazioni devono essere fatte per il minor tempo possibile necessario affinché si possano ottenere dei risultati. Dopodiché gradualmente vanno fatte delle reintroduzioni che alle volte sono banalmente uno o due pasti liberi a settimana, in altri casi invece quando la condizione intestinale e generale dei sintomi lo permette, sono reintroduzioni anche più importanti e in alcuni casi addirittura il glutine non viene nemmeno tolto, ma lo si riduce in quantità e poi si torna gradualmente ad un'assunzione quasi quotidiana. E entriamo nello specifico dei numeri. Io e la dottoressa Toschi abbiamo seguito nel tempo quasi 300 persone, e nel tempo, per tempo intendo 4 anni, sono circa 4 anni che appunto, come vi dicevo, abbiamo iniziato ad elaborare un piano alimentare, delle indicazioni alimentari specifiche per varie patologie e nello specifico per la fibromialgia. E al tempo zero le persone che abbiamo visto che sono venute in studio da noi con fibromialgia sono state 298, quindi quasi 300. A distanza di 6 mesi abbiamo perso parte di queste persone.
E il motivo è molto semplice. Come diceva la collega all'inizio, è fondamentale un approccio integrato, un approccio multidisciplinare. Ci sono persone che, in cui la dieta, la sola dieta, non basta, non è sufficiente per ottenere dei risultati di un certo livello, e di conseguenza l'approccio integrato multidisciplinare che preveda, come diceva la collega, attività fisica di un certo tipo, fisioterapia, psicoterapia, è fondamentale proprio per riuscire a seguire un regime alimentare di un certo tipo e riuscire ad ottenere dei risultati nel tempo. Entriamo nello specifico dei risultati. Allora, nella prima parte di questo grafico, con la linea più scura, vedete il tempo zero. Quindi le persone che si sono presentate a noi avevano tutte problematiche intestinali, dolore, stanchezza era presente nel 98% dei casi e sonno, problemi di sonno nel 95%. Questi sono soltanto alcuni dei sintomi, ma sono quelli principali, diciamo così, che abbiamo valutato e su cui abbiamo notato un miglioramento importante, e quelli ovviamente più diffusi. Come potete vedere, come vi ha già accennato la collega, le problematiche intestinali sono quelle che migliorano nel tempo minore. Nel giro di poche settimane, massimo un mese, si ha un miglioramento importante delle problematiche di tipo intestinale. Quindi si ha una riduzione del gonfiore, un albo che si ristabilisce, e già dopo un mese il 90% delle persone hanno un miglioramento importante di quelle che erano le problematiche intestinali di partenza. Tutti gli altri sintomi invece tendono a ridursi in modo non così rapido, ma parallelamente al miglioramento della condizione intestinale. Quindi prima migliora l'intestino e poi di conseguenza si avrà una riduzione della stanchezza, una riduzione del dolore e così via. E gli strumenti dello studio, ve ne ha già accennati in parte il dottor Mainardi, sono SERPLUS, che grazie alla presenza di latto alfa-albumina, che è ricca in triptofano, aumenta la produzione di serotonina. Il BZ-Flox, che contiene ossido di zinco, che ha la funzione fondamentale di ridurre l'infiammazione intestinale, acido butirrico, che è la principale fonte di nutrimento per le cellule della mucosa intestinale, come abbiamo già visto. E io ho terminato. Grazie, grazie mille. Io ringrazio già tutti, però partirei immediatamente con le domande perché ne sono arrivate tantissime. Quindi vi mostro questa perché è abbastanza comune a tutte e penso che sottintenda se può dipendere dal microbiota. Quindi una domanda: da 3 anni mi hanno diagnosticato la fibromialgia, ho sintomatologie molteplici di cui più debilitanti, oltre al dolore generalizzato, sono i capogiri, senso di nausea con vista annebbiata, una sensazione di tensione e pressione continua alla base della nuca, con dolore e tensione su collo e spalla sinistra. È una cosa che capita a moltissime di noi, quindi suppongo che sottintenda effettivamente la domanda se si può risolvere con l'approccio a una corretta alimentazione, eccetera. Risolvere, se può dipendere da... Beh, io, cioè, la mia relazione faceva vedere come tutti questi sintomi dipendono da una carenza di serotonina e o melatonina a livello cerebrale. Quindi ripristinando un corretto livello di serotonina, quindi agendo su una disbiosi intestinale, si riducono oltre il dolore anche questi problemi della visione, perché la melatonina è neurotrasmettitore che viene usato nel processo della visione. E altri sintomi che possono essere. Allora, c'è un rumore di ritorno. Vado avanti con le domande, ce ne sono di tanti tipi. Qua nello specifico si chiede se conviene assumere triptofano piuttosto che serotonina come integratore. Sì, allora, integratori di serotonina non mi risultano che ci siano, se non sono uscite adesso. Il triptofano, se fosse stato possibile aumentare la serotonina del cervello assumendo il triptofano, io non avrei avuto nessun problema e avrei usato il triptofano. Tenete conto che
questa formulazione del surplus l'ho dovuta notificare come integratore alimentare, in quanto il comitato etico, per fare il primo studio sull'epilessia, ha imposto che fosse notificato al Ministero, perché non c'era un uso precedente come integratore. Quindi ho cercato solo un modo certo per aumentare la serotonina nel cervello e ho identificato questa seroproteina. Chiaramente ho studiato anche altri modi, ma non mi davano garanzie di successo. E il triptofano negli anni 80 era venduto a 30 milioni di persone al mondo, ma non ce ne sono mai stati risultati riportati in letteratura su tutti i sintomi collegabili alla serotonina. Questa seroproteina agisce pure su ansia e depressione? Ebbene, aumentando di 3-5 volte la disponibilità, la velocità di sintesi della serotonina, la sua azione serotoninergica è notevolissima. Quindi se questi disturbi dipendono da un deficit di serotonina cerebrale, chiaramente si ha un giovamento. Allora, qua abbiamo una collega nutrizionista che conosciamo, collabora con CFU, che chiede a quale dosaggio si deve assumere l'alfa-lattoalbumina. Scusatemi, forse sarà stato detto, ho perso la connessione, vero, abbiamo avuto parecchi problemi di connessione oggi. Allora, no, i risultati che abbiamo avuto, anche quest'ultimo studio che abbiamo fatto, ce ne sono altri che sono in corso di pubblicazione, dimostrano che non è tanto dose dipendente l'azione quanto il tempo di azione. Cioè, quindi anche aumentando naturalmente il dosaggio non si ottiene un risultato maggiore, né molto spesso né in tempi minori. Quindi noi su questo possono rispondere certo anche la Sara, la Martina, penso che vadano da 1-2 bustine al giorno, quindi sono da 1-2 grammi al giorno, sono sufficienti. Il risultato non è immediato perché vanno ad agire su un organo nell'intestino che è molto grande, quindi andare a modificarlo ci vuole tempo. Quindi un lavoro che dura nel tempo, che non si accelera tanto anche aumentando il dosaggio. Allora, c'è stata una ola quando si è scoperto che si può mangiare il burro. E certo, quindi chiedono... Una grandissima differenza tra il burro normale, chiaramente poi c'è il problema della marca, della qualità dell'alimento, ma qui si entra in un grosso problema. Soprattutto se è ottenuto da panna, perché la panna viene lasciata fiorare, e poi quindi viene scremata, tutte le altre proteine, quelle non leggere che vengono a galla, rimangono nel bagno, voglio dire. Quindi non c'è una così grande differenza di contenuto. Il burro è interessante perché non contiene solo acido butirico, contiene tutti gli acidi grassi a corta catena, che come sempre nel nostro corpo non c'è, ecco, negli alimenti non c'è il principio attivo come nel farmaco, c'è un gioco anche di squadra, quindi altri componenti presenti, altre molecole presenti possono avere un'azione sinergica. Quindi nel burro ci sono tutta una serie di acidi grassi a corta media catena che tutte nel loro insieme danno un'azione più completa, diciamo, dell'acido butirico da solo. Allora, qual è il ruolo della candida nella disbiosi? Allora, la candida convive con noi tranquillamente, ci dà fastidio quando ho in festa. Cioè quando le condizioni ambientali hanno fatto sì da rendere favorevole un suo aumento, una sua infestazione. Io penso che nel nostro intestino, soprattutto nel colon, sono picciati veramente, c'è pochissimo spazio, i parassiti non esistono. Noi chiamiamo parassiti organismi che non abbiamo ancora capito il loro ruolo. Il problema è che non devono aumentare più di tanto, quindi c'è tutto un sistema di controllo, gli stessi virus macrofagi, noi viviamo con un numero di virus che è 100 volte superiore alle nostre cellule, e una parte di queste è proprio il compito di evitare le sopraccrescite batteriche, cioè ci danno una mano a tenere a bada dei batteri che non aumentano proprio di numero, cioè anche i virus sono a noi utili in una certa quantità, tanto che ne abbiamo un numero elevatissimo rispetto alle nostre cellule. I batteri sono 10 volte le nostre cellule, i virus sono 100 volte le nostre cellule e svolgono
Anzi, c'è un recente lavoro di un certo virus, un virologo americano, che dice che in questo ecosistema fatto dalle nostre cellule, batteri, virus, funghi e altre cose, lieviti, eccetera, non è nemmeno detto che siamo noi al centro dell'interesse del sistema. Cioè, forse il centro dell'interesse del sistema non è nemmeno il nostro corpo cellulare, ma o è tutto insieme o qualcuno, qualche parte, ha un ruolo principale. Quindi basta correggere l'ambiente e quindi bisogna produrre bicarbonato. Le cellule del sistema digerente devono produrre bicarbonato, lo possono fare se sono ben nutrite. Quindi in caso di malnutrizione non riescono a produrre bicarbonato, così si apre la porta e i batteri che sono nel colon possono migrare, traslocare verso il seno, perché non sono più tenuti compressi, c'è un fattore 1 a 1000 di compressione, e delle specie che, se presenti in piccole quantità, sono a noi utili, infestano e allora ci danno fastidio. Allora, anche questo è un argomento che ci viene proposto spesso. Quindi dal 2015 soffro di dolori, l'anno scorso diagnosticata fibromialgia. Oltre ad avere continui sintomi da colite, da un anno soffro di sintomi da cistite, ma non viene mai rilevata dai vari esami fatti, perché è un fastidio continuo che non passa con nulla. Dai Martina, Sara, rispondete. No, adesso capita spesso, anche con la domanda di prima, che quando si hanno queste disbiosi intestinali, allora la candida noi la vediamo spesso associata a condizioni di SIBO, in particolar modo, perché ovviamente c'è una sovraccrescita di questi patogeni che in qualche modo non viene. E effettivamente nelle IBS spesso si trovano queste cistiti, quindi un passaggio, diciamo così, verso il canale urogenitale di batteri che in teoria non dovrebbero essere patogeni, ma quando, come diceva il dottor Mainardi, aumentano ovviamente di numero, diventano fastidiosi. Allora, il perché non lo si trovino dai vari esami che si fanno, non lo so, io ho tante pazienti che spesso viene diagnosticata ovviamente anche il tipo di batterio. Sicuramente con la dieta giusta, tentando di limitare quello che è la disbiosi, in particolar modo il colon irritabile, migliora subito l'effetto collaterale, perché la cistite è una conseguenza di quello che è il problema intestinale, esattamente come lo diventa poi anche la candida, quindi sia intestinale che vaginale. Tante volte le diete iniziali sono diete da esclusione abbastanza importanti, come dicevamo prima, per poi, con calma e a seconda della persona che sia di fronte, della condizione intestinale che migliora, si va a reinserire e si riesce a gestire il reinserimento dei cibi. Cioè sono diete un po' non semplicissime, devo dire la verità, perché è un percorso che si fa insieme al paziente. A seconda di come, di quello che sia la risposta intestinale di benessere del paziente, noi andiamo a rimettere determinati cibi che sappiamo essere più o meno tollerati. Allora, alla prossima domanda brevemente rispondo io, perché e così metto insieme anche diverse domande alle quali non ho risposto, perché chiedevano aggiornamenti sul riconoscimento, sull'iter del riconoscimento ministeriale. Chiaramente non è questo il momento, parliamo di altro oggi, però è purtroppo tutto collegato. Allora, vi daremo sempre aggiornamenti, sapete che siamo state recentissimamente al Ministero, che la nostra battaglia, tra virgolette, continua e che abbiamo avuto concretamente buone risposte. Ovvio che il periodo storico che stiamo vivendo non è sicuramente quello migliore per tutto quello che vorremmo ottenere, però speriamo davvero che il Ministero consideri anche noi fra le emergenze prima che davvero
il mondo dei pazienti fibromialgici diventi una vera emergenza nazionale. E quindi tutto questo preambolo per dire che in un mondo perfetto tutti gli ospedali dovrebbero poter prendere in carico i pazienti e dovrebbero essere seguiti a 360 gradi per tutto quello che sono le esigenze. Ovviamente non viviamo in un mondo perfetto, quindi come associazione uno degli sforzi più grandi che facciamo è proprio quello di creare una rete di professionisti in tutta Italia. Questo è anche lo scopo di tanti convegni e webinar che facciamo in tutta Italia, proprio perché stiamo cercando di offrire il più possibile capillarmente sul territorio la possibilità di essere seguiti per il famoso approccio multidisciplinare che è importantissimo per noi. Quindi speriamo il più possibile di venire incontro alle esigenze di tutti. Seguiteci, trovate sia nel nostro sito che in pagina nelle sezioni relative l'elenco degli specialisti che conoscono la fibromialgia, la sanno trattare, e anche un elenco di CFU partner, cioè i centri e gli specialisti che collaborano con noi e quindi siamo certi della capacità che hanno di trattare i pazienti. Scusate se mi sono introdotta, ma così ho raccolto in un'unica risposta tante domande. Ora, scusate, ma i bacteriodetes fisiologicamente nell'adulto non si aggirano intorno al 50-55%? Non capisco a cosa si riferisca il dato del 10%, grazie, questo è molto specifico. A quale slide faceva riferimento? Non mi sentite? Sì, ma non penso delle mie slide, non ho stato. Quindi forse ecco, è troppo specifico. No, se volete io posso dare una risposta, ma più non so a quale slide si riferisce, non certo delle mie. Sì. Il problema è questo, che noi con un approccio molto tradizionale stiamo affrontando questo mondo dei batteri come siamo abituati a fare da decenni nel mondo della medicina. Non c'è il batterio buono e il batterio cattivo. Questi i batteri ragionano con sistema complessi, cioè seguono le leggi dei sistemi complessi con cui noi siamo capaci a studiare l'universo o il sole e cose, tutti i sistemi complessi. A Torino c'è un corso di laurea in fisica dei sistemi complessi, non sono sistemi che non sono capaci a studiare, ma sono ben diversi da quelli non complessi. Per esempio, prendono decisioni tutti insieme, cioè quindi una famiglia di batteri che decide di chiudersi a spore e improvvisamente si chiude a spore, perché ognuno risponde in base a quello che pensa faccia il suo vicino, e le nostre cellule non danno questi tipi di risposta. E ci può essere una ridondanza funzionale, cioè non è che tutti noi dobbiamo avere la stessa composizione di batteri perché questi ci gestiscano bene. Ognuno può avere delle composizioni che variano nel tempo completamente diverse. In America ci sono stati dei casi di decessi per trapianto di feci, che adesso è una tecnica che viene fatta, ma molto probabilmente, infatti, stanno molto attenti a cercare feci del compagno di banco, del bambino a cui lo vogliono fare, comunque di persone molto vicine, perché c'è il rischio che trapiantando feci, quindi microbiota, molto distanti da quello che possiede una persona, ci sia una specie di rigetto come nelle trasfusioni di sangue, cui poi abbiamo scoperto i gruppi sanguigni. Quindi la quantità, affidarsi a dire io devo aumentare un ceppo batterico perché questo è fondamentale, è riduttivo, perché dipende nel rapporto con tutti gli altri, cioè nel suo equilibrio che da persona a persona e nella stessa persona durante la giornata può variare notevolmente, perché poi sono proprio fatti per dare enormi risposte in tempi rapidissimi a stimoli anche ambientali, quindi loro si devono perturbare, cambiare i loro rapporti in maniera molto veloce, grazie a questa capacità di rispondere velocemente che ci riescono a mantenere sani. Io poi non so, adesso do chi ha riferito questo dato del 10%.
Allora, Valentina, buonasera. Io ho molti di questi sintomi, l'artrite psoriasica autoimmune, la fibromialgia. Potrei avere delle indicazioni per quanto riguarda la somministrazione del Serplus e del BZ-Flox? Vorrei iniziare questo tipo di dieta, potrei avere i contatti delle nutrizioniste. A questo rispondo io subito perché li trovate, come avevo detto prima, nei nostri elenchi dei medici di riferimento, anche perché sia Sara Giannini sia Martina Toschi fanno parte, insieme a Daniela Caccamo, del nostro comitato scientifico, quindi trovate anche nel nostro sito. E cedo invece per il discorso della somministrazione del Serplus e BZ-Flox. Sì, sui siti che io ho mostrato nelle ultime slide ci sono delle indicazioni di massima, non specifiche per la fibromialgia. Cioè il problema appunto, cioè non è tanto trovare il nutrizionista o il professionista, secondo me, ma è trovare quelli almeno che siano stati formati a questo tipo di approccio. Chiaramente io ho fondato questa università popolare con nome molto altisonante, ma poi è molto più semplice, per cercare di formare queste figure ad un approccio di andare a curare il microbiota. È uno sforzo notevole, e chiaramente poi noi siamo aperti a tutte le patologie, non solo la fibromialgia. Se nasce un sinergismo, potremmo anche organizzare, diciamo, dei corsi di formazione ad hoc con la Martina e con la Sara, perché non è che abbiamo paura di togliere lavoro alle nostre nutrizioniste, vero Martina e Sara? Perché ce l'hanno fin sotto i capelli. Bisogna cercare di rinforzare e di aumentare il numero delle persone, almeno che vogliono affrontare questo tipo di discorso. Bene, Chiaramente avviamo subito questi può corsi. provare. Questo di Aggiungere per una sé cosa. dipende dal livello di patologia. Se siamo, diciamo, a livelli molto lievi, e comunque la dieta, se magari ci sono state dieta privazione, togliendo tutto, o non è non da troppo tempo, noi abbiamo visto casi di gente che è arrivata a mangiare 3 alimenti. Cioè, lì di fronte a una dieta ormai ridotta all'osso, ci vuole un nutrizionista, c'è poco da fare. Se invece le condizioni di partenza non sono migliori, si può fare anche un fai da sé. Io parlo sempre. C'è un'auto che va fuori strada, se è uscita solo una ruota, beh, in poco tempo la rimette in carreggiata. Se è uscita metà macchina e comincia a far fatica, si è giù in un posto e mi ci vuole il carattrezzi. Ecco. L'approccio è questo, dipende dalla gravità della situazione. Non si può fare una risposta generica. E per quanto riguarda, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda il dosaggio degli integratori. Nella nostra pratica, noi solitamente, soprattutto col Serplus, partiamo da dosaggi bassi, quindi partiamo con mezza bustina di Serplus al giorno. Solitamente nella fibromialgia non utilizziamo le compresse, ma utilizziamo il Serplus Complex oppure Calm e iniziamo con mezza bustina. Proprio per non avere un peggioramento troppo esagerato della condizione intestinale. Poi è chiaro che lì si valuta a seconda di Ecco, chi sia davanti. il concetto è questo: con questo nostro approccio noi andiamo a perturbare questo mondo del microbiota, che è molto potente, che ci gestisce completamente. Allora, a un certo punto, se noi dobbiamo essere subdoli per non farci accorgere di quello che vogliamo fare, noi vogliamo andare a ridurre un ceppo batterico o più ceppi batterici, ridurli di numero, vuol dire entrare in campo durante la partita di rugby e dire ai rugbisti della Nuova Zelanda di andare in panchina. Se questi non sono dell'idea, non è facile. Quindi una strategia che abbiamo visto che è vincente è proprio con un inizio molto blando, in maniera che andando a modificare l'ambiente senza che questi possano accorgersene e poi rimodificarlo ancora maggiormente a loro vantaggio, da cui un peggioramento dei sintomi, il risultato migliore è proprio andare molto gradualmente, perché quando via via che l'ambiente si modifica, loro sono costretti a ridursi di numero. Se li affrontiamo in maniera aggressiva, e loro vincono, c'è poco da fare. Allora, sì, qui chiedono se è possibile sostituire con integratori gli antidepressivi. E qui deve intervenire il medico. Allora, i Il farmaci sono sostituibili con l'integratore. Chiaramente, noi abbiamo anche un brevetto, io sono l'inventore, di un sinergismo d'azione tra l'alfa-lattalbumina e gli SSRI, cioè la fluoxetina
la duloxetina, eccetera. Cioè su queste l'alfa-tobina potenzia l'azione di questi farmaci. Poi sta, una volta che comunque il sintomo depressivo si è ridotto, sta al medico valutare di ridurre, ma la riduzione va fatta seguendo i consigli medici del farmaco. Allora, qua c'è una domanda specifica. Perfetto. Questa è la storia. Perché esatto, questo era il protocollo originale del dottor Mainardi. Perché noi, proprio da un confronto, cioè io ho passato ore in ambulatorio con Paolo Carta, con Sara Giannini e Martina Toschi, potranno confermare. Cioè lavorando sul campo, perché un conto farsi delle teorie leggendo, studiando testi, un conto è seguire dei professionisti e seguire, che io non sono nutrizionista, quindi non posso farlo direttamente, ma tramite medici che mi hanno dato la possibilità e nutrizionisti che me l'hanno data, di seguire casi reali, uno affina a quella che è la strategia, quindi, e siamo ancora in evoluzione. Cioè non, noi non ci fermeremo mai di studiare. E infatti mi complimento per la Sara e per la Martina, perché sono anni che loro sono dinamiche, a parte che si confrontano molto tra di loro, mi fa molto piacere, e però continuano a studiare, perché non si può mai sentirsi soddisfatti dei risultati raggiunti, anche se sono buoni, perché c'è sempre un meglio. E di fronte a un caso difficile, questa è l'occasione per studiare, per approfondire. E mi fa piacere che la Sara e Martina vadano in questa direzione. Direi che un secondo di autostima ce lo meritiamo, grazie, siete meravigliosi, ci voleva. Invece leggo, perché mi stanno arrivando anche sul telefonino le domande, quindi ce ne sono tantissime, però vorrei leggere questa di Zaira, che domanda: quanto può essere efficace l'integratore nella sollecitazione della funzionalità di un intestino con peristalsi borderline e tono basale pari a zero? Chi controlla la peristalsi è la serotonina. Cioè, le cose che fa, controlla la peristalsi, non solo, controlla anche l'assorbimento di liquidi, di acqua, perché all'inizio nel tenue dell'acqua deve entrare dentro per permetterci, per diluire, diciamo, il cibo appena digerito e permetterci di assorbire qualcosa che ci serve. Poi a un certo punto quest'acqua nel colon viene ributtata fuori per compattare le feci e favorirne l'espulsione. Sia l'assorbimento dell'acqua che la poi successiva espulsione e sono comandati dalla serotonina su recettori diversi, e in base alla velocità, alla capacità di assorbire e di sputare fuori l'acqua, si stabilisce la peristalsi. Se tutto va bene, c'è un test, io ho fatto una slide, l'ho persa, si chiama Bristol Stool Test, che è un foglio di carta che fa vedere la qualità delle feci, che possono essere da caprine a completamente sfatte. Questo è un termometro che noi stiamo usando tantissimo, sia negli studi sull'epilessia, sui disturbi dell'autismo, e serve per capire. Quindi è un esame non invasivo, non costoso, perché da internet si scarica, che uno ogni giorno può sapere la qualità dello stato del suo intestino. Se fa feci caprine o sa feci sfatte, vuol dire che c'è un'infiammazione. Molto spesso i casi peggiori sono quelli che si chiamano appunto colon irritabile, che passano da feci caprine a feci sfatte, e sono i casi più difficili poi da seguire. E la prima cosa che si osserva, come avevamo fatto vedere la Sara e la Martina, che all'inizio il primo risultato è normalizzare la funzionalità intestinale, quindi arrivare col Bristol Stool a feci del numero 4. Poi miglioramenti sugli altri sintomi arriveranno dopo, ma se non si passa attraverso questa porta, questo primo miglioramento, sarà difficile ottenerlo. Non sempre, una volta che si è ottenuto il miglioramento della funzionalità intestinale, immediatamente sottiene miglioramento dei sintomi. Conosco casi che sono davanti un anno prima di riuscire a ottenere un miglioramento, nonostante il miglioramento della funzionalità intestinale. Ma ci sono casi in cui questo miglioramento non avviene e lì praticamente non abbiamo nessun risultato. Cioè, quindi non è automatico. Però è l'unica strada, secondo me, da seguire. Andare a ripristinare un corretto microbiota. Se ci riusciamo,
possiamo avere risultati in pochissimo tempo, in più tempo, ma si potranno avere. Se non ci si riesce, la possibilità di avere risultati diminuisce notevolmente. Allora, ce ne sono ancora tantissime. Io chiedo a tutti i relatori se ci concedete ancora 10 minuti. Abbiamo già sforato rispetto all'orario, però vi chiedo 10 minuti, leggiamo ancora qualche domanda. Poi, siccome comunque il video resterà nella pagina del canale YouTube, dovessero arrivare altre domande particolarmente interessanti, magari poi io ve le giro e vediamo comunque di dare qualche risposta. Mi scuso anche con tutte le persone di cui non propongo le domande, ma sono veramente tantissime, non riusciamo a farle tutte. Quindi prendo un po' quelle che possono essere abbastanza calzanti con tanti casi. Soffro da anni di vulvodinia che mi sta esasperando, non mangio più glutine e latte derivati da anni, ho ridotto gli zuccheri, soffro di una forte disbiosi scoperta con l'esame del microbiota intestinale. Il gastroenterologo mi farà fare anche il microbiota vaginale, sto prendendo da 10 settimane Normix e diversi fermenti lattici per una diarrea insistente, ma continua vulvodinia, candida, enterococco e cistite cronica. Questa cosa succede a tante. Martina e Sara, quanti ne avete visti di questi casi? Martina, sì, sì, tante, purtroppo. Poi Sara, dimmi anche tu, ma è un po' la tipologia purtroppo di persone che vediamo, quindi tolgono, hanno già escluso tanti alimenti dalla dieta, però l'esclusione di alcuni alimenti non determina per forza il benessere intestinale. Non è che se togliamo quello che diceva la Sara prima, non è che se togliamo il glutine, togliamo il lattosio, in automatico stiamo bene. Bisogna cercare di andare a costruire una dieta cucita su quella persona, per il problema che ha quella persona. Poi ovvio che è una situazione così complessa, non è che si risolve in 20-30 giorni, richiederà molto più tempo. Spesso quando si va dal gastroenterologo, anzi io credo che già ha incontrato uno specialista molto illuminato, se gli farà fare anche il microbiota vaginale, l'analisi del microbiota vaginale, nel senso che insomma, è uno specialista attento, diciamo così, alla condizione dell'intestino, che non capita spesso. Poi sulle terapie, attenzione alla candida. Attenzione alla candida, perché se assume da 10 settimane il Normix senza risultati, il Normix non agisce sulla candida, quindi attenzione alla candida, che anzi potrebbe peggiorare assumendo degli antibiotici come il Normix, disinfettanti intestinali, chiamiamoli come vogliamo, per tanto tempo. Poi quindi anche c'è da fare un lavoro lungo e complesso, a mio avviso. Posso dire una cosa sugli antibiotici, che per fortuna esistono, voglio dire, non sono contrario all'antibiotico, ma recentemente vi sarà capitato di trovare nei supermercati i polli allevati senza antibiotici. In effetti è vero, perché hanno cominciato a dare una molecola che si chiama tributirina, che praticamente è il glicerolo esterificato con 3 acidi butirici, è anche presente nel burro, comunque è un burro sintetico, diciamo un acido butirico esterificato, e i risultati sono eccezionali, perché i pulcini, gli allevati così in cattività scena, sopravvivono di più di quando gli dà un antibiotico. Cioè con l'antibiotico vai a demolire una flora batterica, come dicevamo una volta, quindi il microbiota. Con la tributirina invece la vai a rinforzare, e alla fine sono più protetti dalle malattie rispetto a quando gli davano l'antibiotico. Quindi questo ci fa capire la differenza tra andare a potenziare il microbiota invece di andarlo a demolire. E adesso sulla Pandas abbiamo una raccolta dati in corso, e ma non faccio nomi. Comunque uno di questi medici che ha grande esperienza di questa patologia ha provato a fare 2 gruppi di bambini, uno ha dato il surplus senza antibiotico e l'altro ha aggiunto il surplus alla terapia antibiotica, e mi ha detto che i risultati migliori l'ha ottenuti quando ha dato il surplus senza antibiotico. Cioè questa è la differenza tra aggredire un microbiota, perché l'antibiotico comunque ha un'azione potentissima,
oppure cercare di rafforzare. Certo, non è sempre automatico, non è che uno può dire prendo il giro o il sostituto a forza antibiotico, siamo in condizioni estreme, antibiotico non salva vita. Però oggi viene usato in maniera eccessiva, cioè quindi in quelle condizioni in cui non siamo così in condizioni estreme, varrebbe la pena di provare a risvegliare il microbiota. Allora, comunque, scusa, volevo solo finire una cosa, sì. Che la prima cosa che secondo me deve capire, insomma, la paziente così è come mai l'intestino non migliora, nonostante i cambiamenti di alimentazione, nonostante l'utilizzo del farmaco, cioè l'obiettivo principale intanto è stare bene l'intestino, perché poi dire disbiosi, in realtà adesso noi ne abbiamo viste due, ma ci sono tantissimi tipi di disbiosi e quindi a seconda del tipo di disbiosi bisogna cercare di mangiare determinate cose. Per cui ovvio che finché non migliora l'intestino non potrà mai migliorare il resto, purtroppo. Quindi quella secondo me è il punto cardine su cui bisogna molto concentrarsi. Sì, allora, la fibromialgia colpisce le donne principalmente per i motivi che ho spiegato, proprio perché questo suo ruolo fisiologico della disbiosi che serve per evitare che degli anticorpi attacchino le prime cellule di un feto. Poi se il microbiota è forte, una molla forte, quindi ritorna come prima. Se debole, rimane snervato. E le donne sono quelle persone rispetto agli uomini che mangiano meno cibi, una minor diversità di cibi. Noi abbiamo visto che chi porta su la biodiversità dei ceppi è lo svezzamento. Se io lo faccio completo e continuo a modificare i cibi che mangio, scegliendo una grande varietà di cibo, mantengo la necessità di avere un'elevata biodiversità dei ceppi batterici. Se mangio 3 o 4 alimenti, tutti gli altri batteri che mi producono gli enzimi specifici per quegli alimenti non ha più senso che ci stiano, c'è un sovrappolamento, questi vengono ridotti per dare spazio agli altri. Quindi il cibo è quello che mi stimola la biodiversità dei ceppi. Poi le donne sono quelle che assumono più farmaci, che chiaramente lunga esposizione ai farmaci sono utilissimi per carità, però se li prendo per decenni tanto bene non mi fanno. Sono quelle che pensano che i grassi facciano ingrassare perché ci hanno inculcato queste idee che non stanno da nessuna parte, perché la dieta chetogenica, che è ricca di grassi e povera di carboidrati, viene usata nel dimagramento. E poi c'è la cosa, secondo me, folle di questa guerra al colesterolo, che la donna dovrebbe avere il suo valore ottimale, sono 240 milligrammi di decilitro totale, e non dovrebbe scendere da quei livelli lì, perché da lì sintetizza anche gli ormoni, quindi poi se è costretta a vivere con livelli più bassi, come andare in giro con le ruote sgonfie, cioè non si fa tanta strada. Io volevo spendere un minuto intanto per dire a tutti, perché vedo diversi commenti anche su terapie diverse che fanno bene. Questa è una cosa che noi diciamo sempre, e infatti se ci seguite saprete quanti studi abbiamo avviato, quanti ne stiamo avviando, perché ahimè nella sindrome fibromialgica siamo tutti diversi e quindi purtroppo ad oggi ancora dobbiamo provare a trovare soluzioni che possano essere il più possibile a caduta sulla maggior parte di chi ne soffre, ma ad oggi, proprio per questo facciamo tanti studi e collaboriamo con tanti specialisti di tante branche diverse, proprio per cercare il più possibile di avvicinarci a a uno stile di vita che sia diciamo dignitoso, che è il termine che uso sempre. Una cosa a cui tengo moltissimo, e ne parlavamo poco prima di andare in diretta, è il fatto del perché perdiamo tempo, fra virgolette, noi come associazione, i medici che ci seguono, ad avviare degli studi. Perché comunque, soprattutto nel mondo dei social, esiste un mare magnum di persone che approcciano chi soffre di malattie sostenendo di avere delle cure miracolose che guariscono. Uno di quelli più abusati è proprio l'ambito dell'alimentazione.
Quindi perché si cerca il più possibile di dare delle risposte scientifiche, pur avendo chiaramente orecchie e occhi sempre molto aperti per tutto quello che ci gira intorno, l'integrazione, noi siamo assolutamente per la visione della la prima slide che ci ha mostrato la professoressa Caccamo, che io amo tantissimo, quella dell'elefante, dove ogni specialista vede soltanto il proprio pezzettino e nessuno più vede l'insieme. Quindi io sono un elefante, ma uno di me vede solo un pezzo. Quindi siamo assolutamente aperti, ma nello stesso tempo vogliamo, come pazienti, perché voglio ricordare a tutti che CFO Italia è un'associazione di pazienti con la partecipazione e il supporto di specialisti bravissimi che ci seguono, ma in quanto pazienti vogliamo che le risposte siano il più possibile scientifiche, che non siano un passaparola, siccome fa bene a me deve far bene a tutti, e su questo ci sono, ahimè, lasciatemelo dire, speculatori che stanno guadagnando sulla sofferenza. Allora vorrei veramente ribadire un concetto che ho detto tante volte, procurandoci anche molti nemici: non bastano le testimonianze su Facebook. Un post su Facebook che dice sono guarita non è scienza. Quindi, per cortesia, astenersi, ciarlatani, da CFU Italia. Questo era per dire che ringrazio chi ha segnalato tante terapie che peraltro seguiamo, facciamo, abbiamo fatto, si parla di agopuntura, ossigeno-ozonoterapia, sono peraltro tutte cose su cui abbiamo fatto anche tanti convegni, quindi siamo apertissimi a questo. Però ecco, ci tenevo a fare questo inciso perché è importantissimo, non chiacchiere ma anche scienza, vero prof? Anch'io sono qua proprio perché io voglio che le idee siano verificate da studi scientifici. Vi faccio l'esempio. Beh, io parto con l'epilessia, dove cerchiamo di andare avanti ormai da tempo. Il primo approccio sulla pancia l'ho avuto perché, diciamo, uno di quelli che più o meno seguono le mie idee è un nutrizionista, ha ottenuto dei risultati sulla pancia, si è cominciato a mettersi contro la classe medica, andando a televisioni private dicendo che solo lui curava la pancia. Io un atteggiamento così lo critico, perché io sono andato da 3 dei 4, ma non c'ho problema a raggiungere anche il 4 perché lo conosco da una vita, solo che adesso siamo bloccati col Covid. Ci sono 4-5 centri in Italia che sono centri di riferimento. Io in 2 mesi ne ho coinvolti 3. E ora, se si sblocca questo, lo coinvolgerò anche il 4, perché voglio che siano loro a dirmi ok, le tue idee funzionano. Io non posso applicarne in prima battuta, ma potrei con la Sara e la Giannini dice, ti mando tutti i pazienti con la pancia e tu apri questo e diciamo che solo noi siamo capaci di ottenere dei risultati. Ma così non si fa crescere la medicina. Cioè, se una delle idee originali ben vengano, accidenti, non abbiamo un estremo bisogno, ma deve confrontarsi col mondo scientifico, se no altrimenti lo fa solo per portare persone al suo ambulatorio. Noi per fortuna, io non c'ho nessuno, non visito, quindi, ma anche i miei professionisti non hanno bisogno di aumentare il numero di loro pazienti, perché sono strapieni e danno appuntamenti a mesi. E il tempo che stanno dedicando a preparare queste cose, a fare questo, dimostra il loro interesse scientifico, perché lo sottraggono a tempo che potrebbero guadagnare soldi e loro ritagliano tempi per studiare, per confrontarsi, per partecipare a questi eventi, proprio che c'è un interesse che va ben oltre quello di portare a casa dei soldi. Ma se riusciamo a migliorare una patologia, a trovare una strada che potrebbe anche non essere l'unica, ma ben venga, voglio dire, ma bisogna farlo confrontandosi con la scienza e non portando avanti dei discorsi da soli che portano risultati che poi scompaiono, che comunque non sono documentabili. Bisogna avere la forza e la capacità di confrontarsi. Adesso, per esempio, su un'altra patologia che non dico nemmeno, visto che un medico, un neuropediatra che conosco bene, si occupa, fa una relazione su una patologia dei bambini, ho detto: ma perché guarda, non provi, fatti un'esperienza preliminare
e poi mi dici cosa succede, quindi io poi non sono io che valuto, sarà lui a dirmi: no, guarda, il tuo approccio su questa patologia, lascialo perdere, è acqua fresca, oppure non mi dirà: sì, è interessante, facciamo uno studio. Cioè, tutto il nostro impegno è finalizzato a ottenere studi, perché i dati anedotici sulla fibromialgia, io da anni che ne vedo, riporriti dai miei nutrizionisti, oppure che vengono da me, li faccio seguire dai miei professionisti. Ma io poi vedo solo, ma non ho il polso, perché vedo solo quelli che poi per caso continuano a riferire. Non so, su 50 pazienti... Mi sentite? Ecco, quindi l'impegno di muoversi solo in un modo, oltremodo, rigoroso, scientifico. Allora, io sono piena di domande e di messaggi anche nel cellulare, però sono le 19:10, quindi penso che abbiamo già superato ampiamente i nostri tempi. Mi stanno arrivando diversi messaggi voglio comunque ringraziare, perché ringraziano il CFU per l'impegno, perché si impegna seriamente all'interesse della nostra sindrome e si batte per davvero. Questo perché molti stanno speculando. Io non volevo leggerlo, ma me l'hanno scritto già 6 o 7 volte. Allora, ci tengo a dire che non siamo solo noi come associazione, ovviamente, a batterci per i nostri diritti e per tutto quello che si fa. Però, ecco, ci tengo a dire che col fatto che tutte noi del CFU, il direttivo e tutto lo staff, abbiamo anche qualche maschietto, non siamo tutte donne, siamo però tutti malati. Quindi sicuramente questo fa sì che vivendo 24 ore su 24 sulla nostra pelle queste cose, non dobbiamo immaginarcele, e quindi il nostro chiodo fisso come associazione è quello di ottenere il più possibile una vita degna, una vita che non sia soltanto stare nei nostri letti o piangerci addosso o essere completamente esclusi dal nostro cerchio sociale, non vedere più gli amici, non essere compresi, tutte cose che sappiamo benissimo. Ecco, però ci tengo a dire che noi vivendolo probabilmente, forse più di altri, abbiamo davvero in mente tutto quello che serve per farci vivere in maniera più degna. Rispondo anche brevemente a chi chiedeva delle varie regioni con chi parlare. Ricordo a tutti che noi siamo un'associazione nazionale, abbiamo referenti in ogni regione, trovate sia nel sito alla voce Chi Siamo, nello staff, l'elenco di tutti i referenti, e anche nella nostra pagina Fibromialgia News da cui stiamo trasmettendo. Rivolgetevi alle referenti e ai referenti, perché vi daranno indicazioni su tutto. La nostra è un'associazione di accoglienza in primis, per il discorso appena fatto che siamo tutti malati, e da qui si parte e si raggiungono gli specialisti, di cui sono davvero orgogliosa, ringrazio infinitamente per queste possibilità di studi, di avere delle risposte, di avere sempre più documentazione scientifica e di conseguenza sempre più carte da giocarci anche nei confronti del Ministero, anche nei confronti delle istituzioni regionali, come si diceva prima a proposito dei tavoli tecnici, molti dei quali nelle regioni sono ancora in corso, ovviamente rallentati causa Covid, purtroppo dobbiamo fare i conti con questa realtà e quindi cerchiamo di mantenere la calma. Io credo che da un punto di vista istituzionale siamo veramente molto vicini, molto vicini. Se un po' di fortuna ci assiste. Fra l'altro vi informo anche, approfitto per gli ultimi saluti, che il 27 del mese abbiamo nella stessa giornata 2 impegni molto importanti, uno che riguarda fra l'altro lo studio, sapete, importantissimo in ambito fibromialgia e lavoro, avremo la pubblicazione entro fine anno, e il 27 c'è il convegno insieme a Fondazione ASPI, Fondazione ISAR e la CISL, con cui abbiamo fatto questo lavoro enorme, vedrete tutti i dati in pagina,
Io ho anche il grande piacere di essere stata invitata al convegno nazionale della SIR alla tavola rotonda in cui verrà spiegato esattamente il registro dei fibromialgici che è stato varato e prodotto dalla SIR. Quindi questi sono alcuni dei prossimi appuntamenti. Sabato invece abbiamo una diretta con il CFU Marche che presenta il lavoro che sto facendo in regione per la nuova iniziativa che si chiama CFU in Tour, quindi avremo webinar con tutte le regioni collegate, quindi una alla volta ovviamente, con le referenti, con politici, con medici che spiegheranno quello che avviene sul territorio. Ecco, ho finito la carrellata finale. Io direi che davvero non mi resta che ringraziare infinitamente tutti i presenti e vi faremo sapere se ci sono altre domande particolari. Restate, cioè seguiteci, stay tuned, come si ama dire adesso, perché poi avrete anche informazioni su questo studio pilota che è in partenza e su quello che sarà poi lo step successivo. Quindi grazie, grazie di cuore, grazie a tutti, grazie Prof. Mainardi, grazie Sara e Martina, le gemelle Kessler del CFU Italia, grazie tantissimo Prof. Caccamo, grazie tantissimo Diego Cosentino, non ti abbiamo dato nemmeno la possibilità di parlare, ma come dicono in alcune trasmissioni famose, tornerai e faremo la seconda puntata e ci daremo un altro appuntamento per gli aggiornamenti. Grazie di cuore a tutti e chiudo la diretta. Buonasera a tutti quanti, grazie per averci seguito, siete stati tantissimi.